Ciao, state per guardare la seconda puntata della terza stagione del Breaking Italy Night con ospite Luca Sofri, il fondatore e direttore di uno dei migliori giornali online d'Italia, Il Post. Questa è, come dire, una puntata molto particolare perché in qualche modo è interessante per tanti tipi di persone diverse, ma lo sarà molto per chi segue Breaking Italy con un po' di costanza. Il post è infatti nella sua missione di chiarezza, di approfondimento e di fare le cose in un certo modo sovrapponibile a Breaking Italy e quindi ho approfittato dell'occasione di essere sul palco del Teatro Carcano con Luca Sofri per chiedergli tutto quello che ho sempre voluto sapere su come fanno le cose, perché le fanno così, cosa lo ha spinto ad accendere quella macchina e ovviamente ha cercato di farlo parlare male degli altri giornali, se no non sarebbe una conversazione condotta. Vabbè, dopo tutto, preparatevi perché dopo averla vista. Ne saprete un bel po' di più in merito. Al solito, grazie a tutti quelli di voi che erano presenti in teatro, che vengono di persona, spesso anche da lontanissimo, perché so quanto sia più bello essere lì presenti e sentire l'energia della sala, ma anche un regalo che mi fate che non do per scontato. E grazie agli sponsor, NordVPN e Tridom, che finanziano questo sforzo organizzativo gigantesco. Tridom peraltro ha fatto non una ma due cose speciali per questa edizione. Tridom è un'azienda italiana con cui collaboriamo da anni e si occupano di riforestazione, permettendo di comprare virtualmente degli alberi che però poi vengono piantati Davvero in paesi in via di sviluppo in tutto il mondo, cosa che quindi fa bene al pianeta, fa bene alle comunità locali e fa bene a voi o eventualmente alle persone che riceveranno in regalo il vostro albero virtuale. Ora, alberi ce ne sono tantissimi, ma Tridon ne ha fatto uno speciale da collezione che sarà acquistabile solo per la durata di questa stagione del Breaking Italy Night. Eccolo qua: è un albero di guava, una pianta da frutto che viene piantata in Malawi. Ad esempio, quello della scorsa stagione, che era una pianta di caffè, chi ce l'ha ce l'ha, ma non lo si può più ottenere. Per questo sarà lo stesso. Ultima cosa e vi lascio al Night: se acquistate uno di questi alberi speciali potete vincere dei biglietti in prima fila per le prossime puntate. Ve li regala Tridom. Quindi link in descrizione anche per sapere come funziona questo aspetto. Per il resto è tutto. Io vado in teatro a parlare con Sofri. Mentre a voi non resta che prendervi qualcosa da bere e mettervi comodi. Sarà interessante. Per Breaking Italy Light Alessandro Matala. Molto bene. Molto bene. Buonasera. Eh, buonasera, grazie mille, che emozione. Grazie per essere qui, grazie mille, grazie, grazie per essere qui, benvenuti a questa seconda serata, questo secondo night, visto che noi continuiamo a fare questi rebranding, però dire ogni volta benvenuti al night è un po' strano, mi rendo conto, quindi magari ci sarà un futuro rebranding. Ma benvenuti al secondo episodio, soprattutto questo episodio perché per me oggi è un po' emozionante. Fate conto che quando io ho iniziato a fare quello che faccio, era il 2011, eh, il post era appena, appena stato creato, da un annetto, e io sono un po' cresciuto con il post, e ovviamente, ve lo dico sempre questa cosa quando salgo su sto palco, ma non avevo idea di quello che sarebbe stato, di quello che sarebbe successo, e oggi condivido il palco con il fondatore del post, quindi per me è particolarmente emozionante, un po' un, po un mio mito, quindi niente, vi chiedo un applauso per Luca Sofri. Allora, esatto, adesso ne parliamo. <ride> adesso ho realizzato allora. come stiamo. Messo? Iniziamo con le bugie, nel mm. senso che tu mi hai detto: questo, tu bevi il mirto, tu mi hai detto no, non mi piace. E mi fai trovare del vino. No, ho detto non mi piace, non mi sarei messo così in cattiva luce. Ho detto non bevo il mirto, non mm. amo tanto il mirto. Mm, è vero, Pu può essere che tu mi abbia detto così, però io ti ho detto: non c'è problema. Vino bianco. Mm. Non c'è nessun vino bianco, ovviamente c'è il mirto. <ride> Eh, Tre, mirti perché è a tua scelta nel senso noi ne beviamo un pochino oh, uh -huh. vedi com'è e poi c'è il controllo no no ma ce la posso fare eh. cioè, Credo. non è, non è comunque una carognata metterti di fronte a mille persone e dirti questa cosa qua <ride> è una cosa buona io sono un buono in questo quindi, vuoi assaggiare? Ma, ah, appunto, ci sono dei turni di mirto? Beh, c'è l'inizio. Un mirto subito? Sì. Così. Ma... Scegli ah, tu. Adesso, ormai ci siamo già sputtanati. Eh, cioè, come si beve il mirto? Ah. <ride> Nel senso, tutto insieme? Normalmente eh? si beve tutto insieme. Ok. Mi stai preparando al mirto? Sì. A te. Un applauso, ma solo io? No, eh. io non vedo l'ora, cioè io questa cosa la faccio solo per bere il mirto. Vabbè, alla vostra, com'è? Buono. <ride> È su questo che si basano le relazioni vabbè, meno uno. amicali, la verità. Cioè, cosa c'è qua dentro? <ride> c'è il vino che. No, c'è dell'acqua. Mm. Però non abbiamo i bicchieri noto, quindi vabbè, lui beviamo... Quindi oh, io ho iniziato non per piaggeria, ho iniziato a presentarti. Ho ah, iniziato per piaggeria, perché hai fatto una scena. Ci conosciamo mm. da. Da secoli. Sì. No, beh, devo dire che effettivamente. Eh, in questo me lo sono scritto perché mi sono cercato, andato a vedere le date, nel senso che è vero che io ho iniziato nel 2012, 2011, eh, Mirto mi sa già, e tu nel 2010 col post, corretto? Il secondo 2010, quindi era... Tu avevi iniziato da un anno quando io ho deciso che avrei fatto questo lavoro e io per molto tempo, per tutta una serie di ragioni legate al mondo di YouTube, eccetera, eh, non accettavo inviti da nessuno, non andavo da nessuna parte. Il primo invito che io ho accettato... Eh, un po' dei pochi è quello che mi avevi fatto tu in, in Puglia mi hai fatto fare un figurone tutti dicevano guardate il post quanti ragazzi porta e io avevo lui che aveva portato tutti voi che avevate probabilmente sei anni meno e che eravate anche a Lecce <ride> e quindi per me cioè io perché ho... siete sempre gli stessi immagino <ride> sono sempre loro <ride> sono tutti pugliesi qua li spostiamo con un pulmino ehm... E niente, quindi io ero venuto appunto perché volevo conoscere te, per me era estremamente emozionante, ma mi ero dato un po' delle A, cioè nel senso ho cercato di non essere eccessivamente fan. Quindi adesso ho l'opportunità di... Stai sbracando. Di, sì. Sto sbracando tantissimo. Va bene. Eh, e quindi era giusto per introdurre il fatto che ti chiedere un po' di cose sul post e un po' di cose su di te, che cioè, sono delle mie sincere curiosità. Siamo qua. Ok. Ehm... Tra l'altro, io ho già bevuto due bicchieri di vino prima di venire qua, tutto ah, questo fatto... vi avviso. Io non ho cenato. Cioè, tenete conto che soffri che avete visto stasera e già soffri in una condizione, insomma, c'è cioè, cioè, da perdonare qualcosa. La prima cosa che mi, è, che mi colpisce, che mi ha colpito mentre facevo i miei compiti, è scoprire che tu avevi 45 anni quando hai iniziato il post. Io un po' questa fissa delle date è un po' una cosa mia. Avevo 45 anni, quando ho iniziato il posto, e ne sto per compiere 58 e ci siamo levati anche questa. Sono probabilmente <ride> l'ospite più anziano che hai mai avuto. Così? Madonna, che roba brutta <ride> mentre la dicevo! <ride> Beh, non lo so. Non lo vediamo. Sei gentile a dire: Non lo so. <ride> eh, Come? Boldrin? Ah Boldrini è vero, Boldrin è più grande di te, sì. Ma? Non lo ma. so. Dimmi perché a 45 anni hai iniziato il post, cioè cosa ti è venuto in mente a 45? Cioè io non, già non ne ho più voglia, ne ho 38, io ho finito, sono molto stanco. <ride> cosa, cosa ti ha spinto? Cosa mi ha spinto? Che... Vabbè. È una roba che viene da lontanissimo e, e potrei monopolizzare tutte le prossime due ore soltanto con la risposta a questa domanda, quindi cercherò invece di stare sul pezzo, su, sull'ultima puntata. Mi ha spinto che per una serie di fortune, accidenti, eccetera, mi, mi ero trovato con un blog nel piccolo della comunità dei blog italiani di allora. Mm. Forse diciamo in un certo momento il più noto e il più visibile dopo quello di Beppe Grillo. Eh, per ragioni appunto fortunate, anche perché ho fatto per un anno un programma in tv in prima serata, eccetera. E quel piccolo capitale lì. E il fatto che seguivo le cose di internet da molto tempo, e il fatto che gli americani stessero facendo un po' di progetti nuovi: la Fenton Post, Daily Beast, idee nuove, progetti nuovi informazione online mi hanno tentato e qui lo dico sempre molto volentieri perché gli sono molto riconoscente anche per questo insieme al fatto che Giovanni De Mauro a un certo punto mi ha detto ma perché appunto non fai una cosa in più e non soltanto il tuo blog personale a prendere quel capitaletto lì e a vedere se riuscivamo a fare un, un progetto nuovo Okay. Quindi non, non avevi inizialmente questo, questo desiderio è di farlo. È stata già noiosissima questa conversazione. Eravamo partiti molto più allegri. Dai. Eh, no, no, ma ti assicuro che poi più, più bento funziona okay. così, ho scoperto che è così. Eh, quindi tu non avevi questo desiderio di farlo, cioè, è successo un po' per caso? È successo per passi successivi. È successo tutto per passi abbastanza successivi. Io, per, per curiosità che in altre generazioni sarebbero state un, un, un problema cioè curiosità molto dispersive, superficiali, per cui non sono mai diventato esperto di niente, so quattro cose di tutto, ma non ne so cinque di quasi niente. Eh, quando è arrivata internet, a un'occasione così di poter sapere due cose di tutto, io ho ceduto subito, ho avuto anche lì un'altra fortuna, diciamo, ho avuto molte fortune di incontri fortuiti che per ragioni di famiglia mi è capitato da molto giovane di frequentare il Partito Radicale a Roma, e, e molti non lo sanno, ma il Partito Radicale è stato uno dei più precoci promotori e attenti all'innovazione digitale in Italia e ha costruito nel secolo scorso, stiamo parlando degli anni, secondo me ancora anni Ottanta forse, fine anni Ottanta, eh, se non primi Novanta, un, una cosa che si chiamava Agora, che era insieme un provider, un, un portale, un po' di cose, tra i più precoci in Italia. E trovandomi nella sede del Partito Radicale a Largo di Torre Argentina a Roma, delle persone, amici di famiglia, mi hanno detto ti facciamo vedere, visto che tu sei giovane e magari ti interessano queste cose, ti facciamo vedere cosa stiamo facendo e mi fecero un account di mail. Ok agora.stm.it, SDM STM, non so perché ci fosse quell'STM, con cui io non sapevo cosa fare naturalmente, perché ero sì. l'unico, diciamo, nel che conoscevo che avesse un account di mail. <ride> Però, diciamo, era per dire forse l'embrione più precoce della mia poi familiarità e curiosità per le cose di, di internet, che poi appunto è diventata altri pezzi, è diventata quando ho cominciato tardivamente a fare il giornalista. Eh, avere uno straordinario vantaggio competitivo rispetto a giornalisti e redizioni molto più esperte di me. Io andavo mm -hmm. da, 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 da pivello, non lo posso dire perché ho cominciato a fare giornalista tardi, avevo già più di 30 anni, eh, però completamente appunto, inesperto alla professione, ma andavo alle riunioni di redazione dove normalmente nelle riunioni di redazione i giornalisti proponevano un'idea forse. Mm -hmm. Due al massimo, molti nessuna un giorno, una un'altra. Io ne proponevo dieci perché ero l'unico che seguiva le cose di internet non sapendo niente di nessuna di quelle ma dieci. Ma quando parli delle cose di internet, che cosa, per i tempi che cosa erano? Per i tempi sono al, erano, al massimo. Ma erano, diciamo, un, un, un po' di siti di news internazionali che cominciavano a essere presenti. E con delle forme, de, de dei dei browser adesso c'era un browser adesso mi è venuto in mente uno si chiama mosaic delle cose antidiluviane veramente per, per, per ora e, e poi c'erano ma de, delle piattaforme dei sistemi precursori addirittura dei social addirittura dei, dei, dei precursori di myspace eccetera c'era una cosa che si chiama geocities dove ognuno poteva costruirsi un mm, suo mm, proprio mm. piccolo sito e, e circolavano per la prima volta, appunto, in, adesso veramente mi state facendo fare la figura del babbione, ma, ma circolavano delle cose che erano inaudite, cioè la conoscenza che arrivava dagli altri paesi e che non arrivava semplicemente dalla televisione o dai giornali con ritardi pazzeschi. Eh, appunto, adesso sembra una totale banalità, ma allora tutto questo non esisteva per sapere... Che negli Stati Uniti, diciamo, si stava parlando di una cosa: i, le redazioni dei giornali italiani avevano o i corrispondenti negli Stati Uniti o delle copie del New York Times di carta del giorno prima, nel migliore dei casi. Mm -hmm. Avere accesso a tutte queste cose, mi ricordo di aver scritto un pezzo per Panorama su una scoperta che si era fatta su un manoscritto di Dylan Thomas, io non sapevo niente di Dylan Thomas. Io non so neanche chi sia. Ecco, è okay. un musicista, uno che si chiama Dylan. No, no. quello okay. è un altro. Dylan Thomas ci poteva stare, quello, no? Okay. Quello è un è altro. Dylan? ma siccome nel frattempo ho imparato tre cose, Dylan Thomas, anche Dylan Thomas, non vorrò farlo fare quello che ti racconta e che ti spiega Dylan Thomas. E comunque ti dico sì, almeno eravamo nella sezione cultura di Panorama. Eh, okay. però noi sì, non sapendoni ho fatto le cose spericolate è un miracolo che non abbia appunto fatto dei, dei disastri veri ecco. però tutto questo diciamo, mi ha molto aiutato e poi mi fermo nel percorso da lì è arrivato il blog pezzetti, e poi... pezzetti da lì, ho, da lì ho fatto il blog e poi è successa una cosa parallela che Giuliano Ferrara perché io nel frattempo avevo cominciato a collaborare col Foglio e ci eravamo conosciuti quella è stata una cosa abbastanza buffa Giuliano Ferrara si è inventato insieme a Gad Lerner questo programma che si chiamava 8 e mezzo e che esiste tuttora, <ride> ma diciamo ha avuto diverse evoluzioni. Ho visto un video in cui ci sei, ci sei tu molto giovane, che molto fai. Giovane. sì. E... Era 20... 21 anni fa, e... 20 anni fa, sì. E... Dopo un anno Gadland non ne poteva più di Giuliano Ferrara che lo vessava e lo massacrava tutte le sere. Perché c'erano loro due che facevano i. C'erano loro due che facevano i coconduttori. Okay. Era una buona idea, diciamo, una bella formula. Non era una cosa abituale, appunto, questa cosa della doppia conduzione allora sulla televisione italiana. E funzionava molto funzionava molto sulla base del fatto che loro litigavano molto. Mm -hmm e però diciamo avendo due caratteri diversi litigavano molto alla fine del litigio Giuliano Ferrara si era molto divertito, Gad Lerner diciamo era era molto incazzato certo. Certo. come una furia e, e, e quindi dopo un anno si è stufato e ha mollato e a quel punto Giuliano avendo paura che la rete gli mettesse accanto qualcuno che non gli piaceva si è messo lì a pensare al volo chi poteva coinvolgere diciamo per scavalcare qualunque proposta che non lo convincesse e gli è sembrata, appunto Giuliano ha una grande passione per le idee assurde e sovversive, eh, gli è sembrata una buona idea prendere uno che non si sapeva chi fosse, era un ultimo degli ultimi dei collaboratori del Foglio da, da un paio d'anni, ma collaboratore, non era nemmeno in redazione del Foglio. Vabbè, avrà visto qualcosa in te che gli avrà fatto dire Luca è la persona giusta sì, da mettere Sì, ha pensato che sì, era abbastanza piantagrane e... e è così. Cioè dovevate che, litigare, cioè questione. Sì, al tempo stesso in realtà la cosa sai che ha, ha funzionato straordinariamente bene, al contrario di quella con GAD, perché la differenza di età e la differenza di e ambiti ha fatto sì che non ci fosse molto da litigare, eravamo su posizioni molto diverse, ma mh, sempre con diciamo grandi simpatie e indulgenze. Però tutto questo ve lo dicevo perché... Stare per un anno in prima serata eh, su, su, sulla 7 eh, in quel periodo lì mi ha dato una visibilità notevole, un salto di visibilità notevole mm -hmm. e appunto questo lo ha dato anche al mio blog, l'ho dato al fatto che io nel frattempo stessi portando anche in televisione delle conoscenze del digitale che ancora nel 2003 in Italia erano diciamo abbastanza limitate. E, e quindi appunto tutti questi pezzetti di e molti altri hanno fatto il capitale per cui poi nel 2010 abbiamo pensato di fare il post. Ok, come mai non sei più andato in televisione poi? Perché quando è venuto qui Francesco Costa, mm. eh, tanto lo so che non l'hai vista la puntata, quindi posso farti tutte le domande che io ho già fatto a Francesco e vedere se le risposte coincidono, peraltro. Vediamo. Eh, Parlavamo del fatto che in Italia ci sono due tipi di giornalisti, quelli che vanno in televisione e quelli che non ci vanno. Eh, perché tu sei diventato da quelli che ci vanno a quelli che ci vanno poco? Allora, secondo me prima sono diventato quelli che non ci vanno perché ero scarso. Ok. Eh, per un po' di tempo le persone mi hanno chiesto: come mai diciamo, non, non fai, più in tele, fai più televisione, e io rispondevo, diciamo, un po' anche per: per fingere superiorità sulla cosa, ma un, un po' mi ha seccato per un po'. Ma insomma, che io non, non avevo fatto televisione, avevo fatto otto e mezzo. Cioè su quella cosa lì funzionavo con Giuliano in quel rapporto, in quel contesto, una trasmissione particolare, eccetera. Però mi sono abbastanza convinto che ho fatto un paio di cose. Mi hanno sai, quando vai in televisione hai una visibilità tale per cui poi ti convoco. Io per esempio ho fatto dopo, eh, con invece mie grandissime soddisfazioni, ma anche di persone che si sono affezionate a quel programma, eh, sette anni di radio su Radio 2. Mm -hmm. E quello è successo perché la visibilità di otto e mezza ha fatto sì che da Radio 2 mi abbiano coinvolto e chiesto se volevo fare un programma. Mi hanno chiesto e fatto, ho fatto anche delle cose rapide in televisione dopo, però abbastanza rapide ed estemporanee. Eh, alla fine nessuno mi ha chiesto quasi nient'altro, okay. quindi, diciamo, questo mi ha convinto che, siccome di solito queste dinamiche invece diciamo eh, proseguono, eh, probabilmente non fossi considerato particolarmente attraente per la televisione. Ecco, quello rispetto a quella televisione. Eh, adesso che sono passati vent'anni, non. non non voglio fare la volpe eh. ve l'ho confessato che ci sono anche un po' rimasto male per un po'. Eh, però non, non farei una cosa in televisione, non è una cosa che ha una grande attrattiva e vado anche molto poco volentieri da ospite alle trasmissioni televisive. Eh, come mai? Dove, mi... come, come dicono quelli, ho molti amici trasmissioni televisive e eh, eh, che quindi sono anche gentili a invitarmi. Perché, perché ho l'impressione... Ma che non serve a niente, mm. diciamo che, che difficilmente le uniche volte che hai qualche gratificazione è perché sei riuscito a essere un po' più brillante e arguto in una battuta, in un un'elaborazione, in una polemica abbastanza sterile. Che figurati, sono anche quelle piccole soddisfazioni. Ma, ma non vale tanto la pena e peraltro rischi un sacco di volte invece di fare la figura del fesso okay. e di non averla vinta nella polemica. Però eccetera. quello è a livello personale sulla polemica, invece noto che spesso, il, almeno da quello che posso vedere dall'esterno, la dinamica per cui le redazioni mandano le persone in televisione è per dare visibilità al giornale, non tanto alla persona in sé per sé. Sì. Per un po', diciamo, se ne è parlato, c'era la nostra conces prima concessionaria pubblicitaria che insisteva molto con me su quello, no? Mm. Perché appunto sostenevano che non eravamo abbastanza visibili presso gli inserzionisti e la televisione sarebbe stato un buon veicolo. Eh, sai che io non ho avuto tanto questa impressione, mm. ho avuto abbastanza l'impressione di mondi separati, poi forse sono separati appunto anche perché non, io sono uno di quelli che non li mescola e, e molti altri. Io mi accorgo che quando vado, quando vado nelle trasmissioni televisive le persone che commentano favorevolmente o sfavorevolmente, per esempio su Twitter, che è il social network che frequento di più, le cose che io dico in televisione sono delle persone che non hanno la minima idea di chi sia, molto spesso. Oh, oh wow, no? ok. E proprio pubblici separati, tu potresti dirmi, quindi forse diciamo è una ragione di più per mm -hmm. andare lì e raggiungere sì. dei pubblici diversi. Forse sì, forse sì, però, però un'altra cosa di cui ci eravamo invece resi conto è che non mi ricordo le prime volte con ingenuità ai primi anni del post, quando invece andavo in un po' di trasmissioni appunto per le ragioni che dici tu e, e chiedevo esplicitamente delle volte me lo dimenticavo, in redazione mi sgridavano di scrivere Luca Sofri il post nel sottopancia. Eh, però poi non avevamo mai l'impressione dai numeri che quello si traducesse nel fatto che qualcuno venisse sul post, che più persone venissero sul post per aver visto Luca Sofri il post in televisione. Mm, è vero, perché credo che siano due questioni differenti, nel senso nella mia esperienza che è ovviamente è diversa, è più piccola, è particolarmente diversa, noto che quelle cose effettivamente non si traducono mai in numeri, perché poi non so quanta gente effettivamente vada a cercarti però ti danno in un certo senso un'autorevolezza, una percezione di autorevolezza. Faccio due esempi. Eh, uno, eh, che è il mio esempio, io ho fatto un sacco di cose, nessuno se, a me ha capito, neanche in famiglia, che cosa io facessi di lavoro, cioè era proprio, non era chiaro chi io fossi. Una volta che sono andato tipo in rai a fare una cosa di un secondo, tipo che sono passato, sto con la mano e me ne sono andato. Eh, ma mi stavano chiamando, cioè, i parenti mai visti, che poi dici, ma perché tu hai lì, ah, guarda, cioè, la RAIA, l'STL, ma sì, e ti ho visto. Quindi quello, eh, cioè, mi, ha, mi ha fatto un po' capire questa cosa qua, cioè, ogni volta che vado in televisione, in qualche modo ce l'ho fatta. No, fatto. no, ma è vero, ma, ma poi lo dicono i numeri, eh? cioè, stiamo parlando di... di... Qualunque tra, ultima trasmissione a cui io venga invitato e dove vado, eh, stando ai numeri, diciamo, alle rilevazioni di, di, di ogni settore, ha eh, più pubblico de, di una giornata di persone sul post, che pure diciamo, ha dei numeri di pubblico soddisfacenti. Quindi figurati: non, non c'è dubbio. Diciamo, che il, il potere e la capacità di raggiungere ambiti più vari sono ancora, eh, sono ancora fortissimi. Eh, sì, probabilmente, sai, è anche una testimonianza di vecchiaia. Uno a un certo punto si stufa e cerca di fare... C'è una frase orrenda che c'è in quel film di Sorrentino che si chiama La Grande Bellezza, che a un certo punto il protagonista dice, eh, evocando condivisioni diciamo, nel pubblico scellerate ed egoiste, dice una cosa del genere «Non ho più voglia di fare le cose che non ho voglia di fare», no? una cosa di questo genere. Che io trovo orribile, cioè una frase codarda, no? Mentre invece è una cosa che rassicura un sacco di gente. Sapete che cioè, non ho più voglia. È un. No. Scusate, stavo dicendo una parolaccia. No, eh. no, ma poi, tranquillamente. È <ride> eh. eh, solo che io questa cosa invece la trovo bellissima, Ah, Non faccio vedere. La trovo una roba. Però vai, non voglio. Sì, sì, ma figurati, non tutti noi, diciamo cazzo. appunto, vilmente egoisticamente la troveremo bellissima. E la troviamo bellissima. È una cosa molto eh, egoista e, e, e codarda, ecco. Eh, e, e io sono molto terrorizzato, diciamo, da, da, <ride> dall'idea di cominciare a condividerla invecchiando. Che è un po' quello che poi succede al, al personaggio della grande bellezza, appunto, che l'invecchiare, lo stufarsi delle cose. E. Eh, però, malgrado questo terrore, se ti devo dire la verità è quella, non le faccio queste riflessioni, non ho più voglia di farle queste riflessioni. Non, okay. non mi piace trovarmi da capo, non voglio nemmeno dire delle cose snob. Eh. mi piace anche figurati. Quando poi, appunto, è la sera che ho mh, dato del cretino platealmente e quello veramente se l'è cercata con tutti i piedi e ha fatto la figura del cretino a un giornalista della verità e tutti mi scrivono: Brav'o, mm. hai ah, finalmente mm, no, hai dato beh, del è, cretino, è eccetera. È anche una piccola gratificazione. <ride> no. No, così. Mm. Nome di un giornale a caso. Pensate come stiamo messi. Caso. Pensate come stiamo messi, diciamo a quali gratificazioni andiamo dietro. Ma è plausibile eh. che giornali molto piccoli come la verità, che è effettivamente molto piccolo, cioè tiratura molto piccolina e letto pochissimo. Eh, insomma. No, ah, quanto Sai vai. che la verità è diventata. La verità è una storia interessante adesso, però non vorrei occupare la serata parlando della verità però la no, verità, però un attimo la, no allora la verità se uno lo guarda laicamente sì. diciamo così è, è il più grosso successo editoriale nei quotidiani italiani negli ultimi 5 anni ma anche di più cioè, naturalmente diciamo, ne sono nati pochi ma è l'unica cosa che è andata molto bene è andata straordinariamente bene negli ultimi anni si è giocato benissimo le sue scellerate posizioni Nova Axe, eccetera, eccetera, perché è stato l'unico giornale che ha rappresentato sì. molto bellicosamente quelle posizioni lì. E facendo questo eh, ha guadagnato un sacco di lettori, sottraendoli soprattutto al Libero probabilmente, ma anche al giornale, è diventato, essendo l'ultimo di questa famiglia di costole, giornale, Libero, la verità, è diventato il giornale più letto di tutti. Adesso ho di nuovo perso un po' di copie, quindi credo che sia stato di nuovo superato dal giornale. Ma tra i giornali di destra è diventato il più letto di tutti. È un po' la Fratelli d'Italia... Dei giornali, diciamo, assorbito e sì, ondeggia, diciamo, ondeggia un po'. Pensavo che avresti detto domani un successo editoriale, però è nella mia testa in realtà. Domani è un giornale che sicuramente apprezzo molto di più della verità. Diciamo, non so quanto questo complimento sarà apprezzato da domani, ma, ma dai miei amici di domani, ho molti amici di domani. Ehm, <ride> e però di essere un successo editoriale, ma lo dico con solidarietà, lo deve ancora un po' dimostrare. A parte poi c'è un problema nella verifica del successo editoriale di domani, che domani non, ha, no, non uh, si fa certificare e garantire le copie, quindi diciamo in quel metro, che naturalmente vale quel che vale, i risultati dei giornali che sono la diffusione delle copie, domani non compare. Mm. Uh, quindi appunto bisogna fidarsi dei numeri che dicono loro, uh, che sono dei numeri sicuramente soddisfacenti. Sono da una parte, credo, molto lontani dalle speranze del, dell'editore eh, certo. quando ha creato quel giornale, dall'altra hanno però appunto costruito una cosa che non è per niente insignificante che ormai è, è dentro il panorama dell'informazione italiana. Parlo di numeri, eh, poi appunto, non, non dei contenuti su cui fanno un sacco di cose buone. Ok, tornando alla questione di eh, non fare le cose che eh, non siamo felici di fare, la, la redazione, eh, siccome allora, tu per me sei un po' una figura mistica, ma anche la redazione lo è. È da, eh, da questa nebbia è un po' fuoriuscito Francesco Costa, che è un po' più visibile degli altri, e quando dico un po' più visibile, intendo è, è, gli altri faticano a essere così visibili. Eh, e io credo che questo sia dovuto anche al fatto che il post tende ad essere un po' monolitico nel presentarsi, cioè non ci sono... Nordcoreano, diciamo così. Nordcoreano è, è un sì. bel complimento mm. che poi, che in qualsiasi situazione... Perché è così nordcoreano? Beh, nordcoreano perché è partito molto con un progetto e un'idea molto definiti. Eh, cioè, la cosa che dici è giusta e, e, e rivendicata. Se io forse oggi dovessi dire qual è la più grossa differenza tra il post e gli altri giornali, mm -hmm. al di là del fatto che piaccia o non piaccia, eccetera, la più grossa differenza è che il post si presenta molto di più come il post piuttosto che come un contenitore con una sua identità, una sua mm -hmm. linea, eccetera, ma di eh, firme, autori, eh, identità diverse, cose diverse. Noi diciamo abbiamo dall'inizio, ci siamo dati un po' di criteri, obiettivi e cose che volevamo fare diverse dal panorama dell'informazione italiana e quelle cose lì sono rimaste, eh, tra l'altro essendo molto condivise, quindi un lavoro che facciamo ma su cui le persone del post sono, sono molto brave, sono state molto brave in questi anni, è appunto interpretare questi modi di fare il post piuttosto mm -hmm. che mettere se stessi lì. Certo che tutto questo è appunto un po' nordcoreano, è un po' affossatore delle identità, mm -hmm. no? mm. però parte da, da appunto un'idea che ha Funzionato nel suo piccolo fino adesso che ci fosse appunto un progetto da interpretare e da, e da portare avanti. Eh, sì, La missione do... avanti a tutto. Cioè, questo mi stai dicendo? Sì, la missione non lo direi perché diciamo vorrei fermarmi prima del fanatismo. Ecco, Beh, siamo a parte Corea del Nord, sì, quindi ho capito, per rimanere per rimanere finché su... lo diciamo per scherzo, poi ho paura che cominciamo a prenderci sul serio. Eh, però sì, appunto, c'è un'idea di coerenza rispetto a una, serie, a una serie di cose, di approcci eh, che per noi è, è molto importante e è diventata molto importante anche per i nostri lettori e ne siamo anche ricattati perché poi quando... Appunto, stai molto dentro un'idea di coerenza, ti leghi anche molto le mani, qualunque cosa si allontani o si prende della libertà rispetto a tutto quello, viene notato molto di certo. più. No? Mm, ci sono molte cose, se voi prendete, mm, diciamo anche i maggiori quotidiani italiani, ma. Potrebbero permettersi oggi di pubblicare abbastanza le cose più varie, perché siamo abituati a trovare le cose più varie su quei quotidiani. Per il post è diverso e infatti, diciamo anche eh, i lettori ce lo segnalano molto nella, nella nostra newsletter quotidiana di oggi che mandiamo agli abbonati del post. Abbiamo elencato all'inizio una serie di domande che ci vengono fatte dai lettori, spesso dai lettori più nuovi che non, hanno, non conoscono spiegazioni che magari abbiamo dato in altre occasioni, che proprio rimandano a questa cosa, cioè aspettarsi o non aspettarsi delle cose del posto. Una, una recente è stata a proposito del fatto che abbiamo dato notizia della separazione fra il grande campione di football Tom Brady e la famosissima modella. Attenzione perché mi hanno appena insegnato come dovrei pronunciarlo, ma non mi ricordo più. Comunque provo Gisele Bunken. La mm -hmm. e... provo. Sì, sì. E... <ride> dite così anche a Cagliari. La provo di continuo, lo usiamo come intercalar. E... e non credo che nessun lettore di nessun altro giornale italiano scriverebbe al suo giornale per dire perché avete dato questa notizia, no? Perché eh... non è abbastanza pura come notizia. A, a noi ci scrivono. Mm -hmm, certo. E... Dopodiché, diciamo. Siamo in grado di argomentare e, e molto lungamente e solidamente il fatto che quella sia una cosa, una notizia, per tutta una serie di ragioni, anche se riguarda le vite di due persone che peraltro decidono di comunicarlo pubblicamente. Eh, però così per molte altre cose, ogni tanto un'altra, a proposito delle, delle cose che pubblichiamo e che non pubblichiamo, appunto, su cui oggi nella newsletter dicevamo poi dipende, non ci sono regole universali, Tutte le, le, ci occupiamo... Siamo in un settore che si occupa di realtà, cioè la cosa più varia e meno schematizzabile e meno regolabile del mondo, cioè ogni fatto e ogni storia è diversa, quindi non ci può mai essere una regola per cui noi non facciamo notizie sulle separazioni, no, mm -hmm. dipende, non ci può essere una regola per cui noi non mostriamo delle foto particolarmente drammatiche e impressionanti, no, dipende, non ci può essere una regola per cui noi diamo notizia di qualunque manifestazione pubblica molto frequentata e molto affollata, no, dipende eccetera eccetera e, però appunto l'aver creato un'identità fa sì che continuamente ci sono molte attenzioni su, sul fatto che poi da questa percezione ci siano delle deroghe o meno proprio perché quell'identità però cioè tu hai mai l'impressione che effettivamente l'identità che si viene a creare attorno al post sia un po di nicchia sia un po eh, non dico escludente perché è una parola forte però di nicchia allora, sai, Nicchia, eh, diciamo, siamo in tempi in cui abbiamo ormai compreso e condiviso che viviamo tutti in bolle, no? Sono tutte bolle, il mondo okay. è fatto tutto di bolle. L'unica differenza, l'unica cosa importante è avere la consapevolezza della bolla in cui si è, eh, appunto. Eh, non pensare che una cosa che a noi sembra che ne parlano tutti, appunto, ne parlino davvero tutti. Eh, ci sono bolle più piccole e bolle più grandi. Ci sono bolle più piccole e bolle più grandi, ma l'importante è avere quella percezione lì, mm, che comunque, appunto, ci sono mondi che invece di quelle cose lì non sanno niente. Ci sono mondi così come ci sono mondi estesissimi che non sanno nemmeno chi sia Tom Brady e chi sia Gisele Bunker. E, e mh, nicchia, diciamo, è un po' un sinonimo riduttivo di bolle, quindi sicuramente sì. Quando Io mi, mi ricordo perché lo, lo misero in un titolo, forse non mi ricordo se su Vanity Fair o sulla stampa da qualche parte. in Una breve intervista gentile che pubblicarono quando noi cominciamo col post. Eh, misero una, un, nel titolo una frase che avevo detto eh, che volevamo fare eh, un prodotto elitario per maggioranze. No, eh, ce l'ho eh, scritto, salvo, guarda, non vedevo lei di dirti questa cosa perché l'ho trovata era e così, l'ho citata e... giusta. Era un prodotto elitario la per maggioranza. Scritto ah, la stampa. Eh, mm. Però era vero, cioè è esattamente de elite, un cosa prodotto li... d'elite de per maggioranza. Sì, eh, continuiamo diciamo con una ingenuità, se volete un po' vetero, perché quello di cui poi si parla è educare le masse, compresi noi nelle masse, eh, eh, appunto di... Cercare di fare delle cose di qualità, ma eh, cercare di raggiungere, appunto, non chiudersi in una nicchia. Io diciamo, dico sempre molto sperando una volta di trovare. Un fan di Moretti, così fan da aggredirmi e polemizzare finalmente, ma invece tutti abbozzano: Nessuno sempre. ti ha mai aggredito. Nessuno mi diciamo, ha mai aggredito finora. perché critico sempre molto quella scellerata frase, un'altra su cui tutti si compiacciono, eccetera. Di Moretti, farò sempre parte di una minoranza, no? con compiacimento e rivendicazione. Compiacersi ecco. e rivendicare di far parte di una minoranza è un, una dimostrazione di fallimento, no? vuol dire non mm. riuscire a raggiungere le maggioranze. Vuol dire non riuscire appunto a far crescere quello che sei, che pensi, che vuoi condividere. Certo, lo puoi fare benissimo se decidi di fare l'eremita, ma se decidi di fare, diciamo, delle professioni, la mia, quella di Moretti, ho molti amici Moretti, eh, vado matto per Moretti, no, eccetera, e la mia, quella di Moretti e quella di, di molte altre, se a un certo punto ti arrendi e ti soddisfi, addirittura ti piace un po', appunto, essere in minoranza ti stai raccontando e dando un alibi a una sconfitta, insomma. Mm. Eh, quindi la cosa che dici è abbastanza fondata, però noi ci lavoriamo un pezzetto alla volta e devo dire anche, l'impressione è anche con, con qualche risultato. Guarda, il risultato poi non deve diventare la foglia di fico, eh, perché appunto non, non bisogna accontentarsi, ma il risultato più palese in questo senso è, è stato eh, durante il Covid durante il covid quella cosa lì che sono d'accordo con te che era del tutto di nicchia no? di fare un'informazione di qualità accurata affidabile chiara l'ho spiegato bene eh, contemporanea eccetera eccetera e raggiungeva gentilissimi e generosissimi lettori diciamo in una certa misura e mentre era appunto così aveva meno domanda larga da un sacco di persone a cui Giustamente comprensimenti, tutto questo poteva fregargliene poco. Eh, quando è successa la catastrofe, per cui un'informazione chiara, accurata, non contraddittoria, eh, che si capisse bene anche dove c'erano dei dubbi, spiegasse che c'erano dei dubbi, eccetera, eccetera, è diventata interessante Importante. e preziosa per un sacco di persone. Mm -hmm. no? Ecco, quello è stato forse la dimostrazione, spero che non debba esserci ogni volta una pandemia, ma è stata la, la dimostrazione della possibilità che una cosa elitaria appunto diventi per maggioranza. Ok, quindi tu comunque continui a considerare l'elitaria, almeno nell'approccio, no? Perlomeno nell'approccio elitaria? Perlomeno, nel, non so se l'approccio, sì, in, in certe scelte sì, mm. in certe scelte sì, mm, poi... Naturalmente, sempre con molti equilibri. Eh, e come hai fatto a trasmettere questa cosa ai primi della redazione? Perché sempre in quell'articolo della stampa ho letto eh, che tu hai iniziato questo progetto, a parte che hai tirato su un milione di euro. È vero questa cosa. Tu sei partito con un milione? Non so se cosa è interessante, però per me è interessantissimo. Credo fossero 600 mila forse okay. all'inizio, poi c'è stato un aumento di capitale dopo un paio di anni, un... ok. Eh... Quindi dopo ti avrei chiesto come si fa a trovare un milione, uh -huh. che comunque è una domanda interessante. Anche, no? anche sì. come uh -huh. si, se uno volesse finanziare un progetto di informazione... Sì, non sono quello sì. giustissimo a cui chiedo, no, eh, Ho fatto, ho fatto molta fatica, ho chiesto in giro, insomma... Beh, ci avete messo un po' effettivamente. A, a me colpisce tantissimo il fatto che io per anni, questa è una piccola digressione, io per anni eh, seguivo il post, leggevo il post, facevo quello che facevo e in qualche modo... Un pezzo della cosa che, eh, che hai deciso di fare tu l'ho fatta mia, quindi l'attenzione ai dettagli, alla verifica delle fonti, ma anche alcune pratiche del giornalismo tipo citare gli altri. Che... Dovrebbe essere la base, invece non viene fatto. Insomma, un sacco di piccole cose. Scusate, eh, io ho stordito dai due bicchieri di vino precedenti e poi diciamo uh, aggra uno. aggravata la condizione ah. dal primo mirto. È eh, un po' per imbarazzo. Non ho ricambiato la cosa. Ma noi ci conosciamo da un sacco di tempo perché nel frattempo io mi ero accorto delle cose che faceva lui e che cominciava a fare lui, che lui adesso sta attribuendo tutto al fatto che leggeva il post, ma naturalmente, una, cioè, ma io naturalmente non, è, il post. non era così, ma quello che io mi ricordo di allora è che eh, in un primo vivace mondo, e per me un po' sottobosco, non, non, non lo percepivo nemmeno tanto, vedevo dei pezzetti di... Eh, allora li chiamavo youtuber, che il termine influencer, diciamo, nemmeno circolasse, eh, che si appalesavano con frivolezze più o meno brillanti. Appunto, Alessandro ha cominciato a fare un lavoro giornalistico no? abbastanza unico abbastanza unico, poi ormai diciamo, il panorama si è affollato e ci sono stati altri esempi non all'altezza, imitatori eccetera. eccetera. <ride> Giusto, eh, molto eh, bene, molto bene. Eh, però appunto, non, 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 malgrado lo stordimento degli alcolici non volevo far proseguire la serata senza, questo, senza ricambiare questa stima e, e, e anche la gratitudine per essere stato… Uh, invitato qui stasera anche perché ha invitato il mio vice ha invitato la mia ex moglie diciamo cominciavo C a sentirmi <ride> circondato C è una tutti, poi, di... tutti poi che mi dicono ma te Alessandro non hai invitato? Eh? io l'ho invitato l'ho invitato anni fa a con Cagliari con... Eh, eh, andare a Cagliari <ride> Vabbè. Comunque dicevo: mi sembra incredibile che quando succedeva tutto questo, leggevo il post, eccetera, voi eravate un po' in difficoltà economica all'inizio, no? Io non avevo idea. Io dicevo, wow, questi sono super. Sono qui da anni. Cioè, non lo so, quel tipo di. Scopri una cosa, è... esisterà sempre. Insomma. Però la cosa che mi colpisce è che in quell'articolo della stampa che ho citato prima, che hai citato tu, in realtà, però adesso facciamo che l'ho fatto io. Ehm... Si, si dice che tu hai iniziato con cinque persone, cioè tu hai trovato cinque persone, di cui peraltro ho notato un'altra cosa, ma la cito dopo. Come hai trasmesso questo, cioè, tutte queste cose, questa, questa struttura, come l'hai trasmessa? Bisognerebbe chiedere a loro. Ehm, Beh, ti sei trovato seduto con cinque gio giovani. Er erano molto giovani. Io ero più giovane, ma ormai avevo, come hai mh, sottolineato, 45 anni, quindi che comunque è un'età rispettabilissima Bravo, quanta gente conosce i esattamente di questo anni? che stavamo parlando è un'età rispettabilissima sentite diciamo già l'aggettivo no? si direbbe? io no? sono di lì eh, un ventottenne cioè... un'età rispettabilissima eh, eh, no però effettivamente probabilmente era anche così eh, era, era anche così erano giovani io avevo un'età un un rispettabile eh, sono molto meno rispettato adesso che ho un'età diciamo Ulteriormente rispettabile e. che diventa no. venerabile a un certo punto. <ride> sì, esatto. E, ti dirò che ero anche più, probabilmente, più convincente e più motivato io. Eh. Ero, ero molto più. Insomma, diciamo che la novità mi entusiasmava, mi convinceva, mi, mi sembrava che ci fossero delle straordinarie prospettive. Oggi sono in un'altra. Modalità, penso ancora che ci siano delle eccezionali prospettive sono eccitato e motivato molto di più da quello che abbiamo costruito fino adesso e dalla sua, sua conservazione, dal farci delle altre cose da farlo crescere. Eh, rispetto nella nostra ingenuità di allora, ma insomma, all'idea di creare qualcosa di nuovo che non c'è, e, e sovversivo. ecco eh, subversivo diciamo a suo modo perché poi diciamo la sovversione del post è stata fare le cose nella maniera più tradizionale del mondo ma, ma credo che sia molto stato quello ecco mm. uh, allora uscivamo alcuni di noi uscivano mm. uh, anche francesco diciamo nella, nella differenza di età da un uh, periodo Molto fertile, eh, nato intorno alla comunità dei blog italiani, di mh, opportunità di riflessioni, elaborazioni, condivisioni di idee, desideri di rinnovamento. Eravamo ancora in quell'Italia strafossile che pensava che sarebbe bastato, diciamo, un cambio, un ricambio generazionale mm -hmm. a, diciamo, a portare il paese da un'altra parte, eh, e, mh, e quindi, appunto. Tutto questo era molto stimolante, eh, eravamo molto motivati e convinti che ci fossero finalmente gli strumenti, soprattutto venendo più al post e alle cose del post, non tanto per passare capricciosamente, infantilmente, come ancora peraltro continuiamo a fare troppo tutti quanti eh, il tempo a, a, a criticare come era fatta l'informazione italiana, no? mm -hmm. ma a... Uh, farla in un altro modo, no? a provare a fare in un altro modo, senza soltanto eh, criticare. E, e tutto questo era molto motivante eh, era, e quindi penso che questa motivazione io l'abbia probabilmente, poi molte persone ce l'avevano già, diciamo pure essendo giovani, ma, ma condivisa e trasmessa appunto mm. come, come dici tu. E poi forse, sai, sono stato anche il direttore, sono tuttora il direttore e il fondatore, forse c'era anche probabilmente... Tra di loro continuano a dire che due palle il direttore con questo, questo ah, quello e quello. Quello sicuramente, cioè, no, ma quello è certo. Quello. però obbediscono. <ride> Bene. E in Correale, no? funziona Nostra obbediscono sempre meno, tra l'altro. E quindi è per quello che pochissimi di loro... Adesso, adesso c'è la mia parte stalker. Sì, scusa, eh, punto... su questo pochissimi di loro diciamo, mi permetto di, di dirti qualcosa. Ci è voluto del tempo. Ma vabbè, Francesco uh, con le sue diciamo, straordinarie bravure e capacità, appunto, ormai ha uh, ampiamente superato l'emergere, ecco, siamo, siamo oltre. E, però, Emanuele Menietti, la colonna scientifica, delle cose scientifiche preziose del post, soprattutto nel periodo covid, adesso col podcast eh, che fa insieme a Beatrice Mautino, eh, diciamo è abbastanza riconosciuto e conosciuto, Giulia Siviero con le cose di cui si occupa eh, intorno ai temi dei diritti e del femminismo, ha una visibilità notevole che si è costruita anche molto per conto suo. Guardate eh, che bravo capo che li sta citando uno per uno. No, uno per uno purtroppo diciamo non ce la, non ce Perché la farei, siamo tratti. però sto facendo come... <ride> C'è stato un periodo in cui per fare colpo sulle ragazze, diciamo con un mio malinteso idea di che cosa avrebbe fatto colpo sulle ragazze, naturalmente, quando ero giovane eh, cominciavo a declamare il quinto canto dell'inferno, eh, 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 di cui sapevo non so forse Una roba. 20 25 endecasillabi poi mi fermavo e, e quando arrivavo al 20 21 esimo dicevo vabbè volete che continui no sicuro che avrebbero detto no va bene così eccetera io la sfangavo eh, senza dover ripetere tutto quanto che non lo sapevo qui era un po così appunto aspettavo che tu mi fermassi no uh, ok ok dopo. <ride> ci sta no però Luca Misculin con i podcast e con le cose che si occupa di storia antica insomma Secondo me diciamo, abbiamo trovato un buon equilibrio fra il nordcoreano e il dare un po' alla volta a tutti quanti, come giustissimo, come meritano mm. appunto poi degli spazi, degli spazi di proprio, visibilità certo. e di identità propria. Pochissimi di loro hanno un background giornalistico, l'ho notato guardandoli uno per uno, sono fatto così, ho grandi, grandi problemi. Eh, viene, viene da quella critica al giornalismo italiano di cui parlavi prima, da, dalla volontà di voler fare le cose in modo diverso. Viene da un po' di cose, allora la, la prima che devo dire è da fare di necessità virtù, eh, malgrado sembrino tanti, non sono tanti 600 mila euro per fare diciamo, un progetto è un, oggetto, è un oggetto di quel genere. Eh, se il post è riuscito ad arrivare affannosamente diciamo, a un momento... Cominciato tre anni fa, in cui grazie ai suoi lettori e oggi abbonati. Uh, le sue condizioni economiche sono più salutari, è stato perché per nove anni diciamo, siamo stati attenti agli spiccioli, eh, mm -hmm. ma veramente attenti agli spiccioli, eh, con un sacco di frustrazioni, con un sacco di cose non fatte per quello, eccetera. Dentro stare attenti agli spiccioli c'è stato fare appunto di necessità virtù e coinvolgere delle persone molto giovani, molto poco costose. Eh. Wow! Ok, è un modo di dirlo. Ah no, di no dirlo. ma su questo diciamo lo, 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 lo dico tranquillamente. Ma... Quindi solo per quello? No, non ho detto solo, ho detto c'è stato anche fare di necessità virtù Ok. Eh, non, non solo per quello. Eh, L'altro tratto che ha funzionato molto bene è stato che effettivamente di nuovo, magari a qualcuno fanno del tutto schifo e va bene così, però... Sicuramente abbiamo fatto le cose in modi un po' diversi dagli altri giornali. Eh, riuscire a convertire su questo modo di fare delle cose eh, dei giornalisti già esperti, già con altre formazioni, ma persino spesso che avessero fatto scuole di giornalismo in cui le cose vengono insegnate diversamente. Attenzione, alcune cose vengono insegnate molto meglio di come le sappiamo fare noi e su alcune cose del giornalismo tradizionale noi siamo stati a lungo scarsi, molti di noi, io per primo, diciamo siamo scarsi, di recente abbiamo coinvolto delle persone o delle persone diciamo, si sono, hanno lavorato su questo e siamo diventati eh, un po' più bravini, ma siamo... Molto più scarsi di, appunto dei giornali tradizionali sul tema del reporting tradizionale, no? qualcuno eh, ai primi tempi, qualcuno dei molti che mandavano dei curriculum al posto, anche giovani, diciamo evidentemente con una visione così un po' anacronistica ma un po' sognatrice del giornalismo dicevano ah è stato sempre il mio sogno voglio consumare le suole delle scarpe e noi gli dicevamo guardate che noi non consumiamo le suole delle scarpe stiamo davanti a dei computer tutto il giorno diciamo questo è il consumare le suole delle scarpe uno non lo sappiamo fare non è un lavoro che sappiamo fare due è un lavoro costoso quando dico siamo stati attenti agli spiccioli eh, siamo potuti stare attenti agli spiccioli perché internet ci ha dato a noi e a moltissimi altri che hanno fatto questi lavori l'opportunità di fare un prodotto di informazione generalista discretamente accurato, con alcuni elementi di superficialità come tutti i progetti di divulgazione, eh, con dei costi molto limitati. E... Ma infatti a tal proposito, a me aveva colpito un'intervista che tu hai rilasciato nel, non lo so, nel 2000 Mai, non, non lo so, l'ho trovata nel, nell'internet. Eh, in cui un ragazzo ti chiedeva la domanda classica, cioè cosa diresti a un giovane che vuole fare il giornalista? E tu rispondevi: una cosa: tipo, sembra che ne sto parlando come se l'avessi visto secoli fa, l'avrò visto tipo 45 minuti fa. Però eh, tu rispondevi: chissà, qual... co chissà cosa ho detto, non so mai cosa rispondere a queste due. <ride> sto mettendo le mani avanti, eh, ehm, tu gli rispondevi: non pagate molto i vostri dipendenti. Innanzitutto, non è vero, gli dicevi. Uh. No, guardate, no, non vorrei. No, non vorrei essere equivocato su questo. Allora, diciamo, non no, sarebbe corretto ed elegante. Eccetera, abbiamo sempre pagato più che dignitosamente tutti, e molto più di molti altri. E mi fermo qui. Mm. Sto, dicendo, no, sto, 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 sto dicendo che un ventenne appena uscito dall'università è meno costoso di un 35enne che si è fatto dieci anni dentro una redazione di un giornale importante. Mm -hmm. Era una battuta, mia, però ah, ci sta beh. comunque, ci sta. No, siccome sono stato, già sono stato già impiccato una volta su, ah, su sì? le wow. cose che ho detto, sì, a Perugia, cosa hai detto a Perugia? Sono stato già impiccato una volta. Non mi fare impiccare un'altra a questo ragazzo gli hai detto che, la cosa che hai detto a me adesso, che molti giovani si approcciano al, al giornalismo pensando che sia una cosa molto romantica, molto, eh, molto diversa da quella che è la realtà, cioè stare davanti a un computer, eccetera. E citavi proprio il fatto di, se vuoi stare dieci ore davanti a un computer, ne possiamo parlare, altrimenti no. E questo mi ha un po' colpito perché um, una critica che vedo viene fatta al posto, vengono fatte varie critiche al posto, di cui sei sicuramente... No, no, okay. no. Allora, vuoi bene? <ride> eh, una critica che viene fatta al post, ovviamente, è quello che non c'è l'aspetto di reporting, cioè che non c'è l'aspetto. E io questa cosa l'ho legata a un post che realmente ho letto molti anni fa sul tuo blog. Che era relativo, chissà se te lo ricordi, era relativo a una ragazza che ti aveva contattato durante un qualche Londra. tipo Londra. I wow. riots a Londra. Okay. Ho capito di dire. Detto... cito sempre le solite sei cose, quindi, diciamo, dovevo solo capire okay. quale delle sei. Ok, è. la storia di Londra. Vai, no, nel senso. No, la storia di Londra. <ride> cito sempre le solite sei cose. Eh, la storia di Londra era questa, diciamo, era un esempio fra i, fra i più palesi di una ragazza che, durante quell'estate, lì erano appunto veramente i primi anni del post, eravamo, eravamo molto appunto inesperti, ma, ma ci siamo, anche, ne abbiamo imparate un sacco. Eh, l'estate in cui ci furono appunto que, que, quei giorni pazzeschi di, di, di riots e tumulti e distruzioni mm -hmm. a Londra che uno non, non immaginava mai, poi mai che potesse succedere diciamo, di, dal centro di una città come Londra una cosa di quel genere eh, vabbè, una ragazza italiana che era a Londra ci scrisse una mail capitava spesso e capita ancora spesso di persone che ci propongano collaborazioni eh, per dire sono a Londra, se volete che vi scriva qualcosa e vada a vedere e vi racconti le cose da qua esattamente come sono. E io le risposi, in realtà, diciamo, dentro, tutto stava dentro un fatto che noi non abbiamo mai usato quasi mai e tuttora quasi mai usiamo delle collaborazioni esterne, eh, perché per via di quella cosa nordcoreana che è difficile diciamo, assumere dall'esterno. Quindi quando abbiamo cominciato a farlo nei primi anni poi ci siamo resi conto che il lavoro che poi noi dovevamo fare di mettere in sintonia i modi diversi che le persone hanno di scrivere eh, fuori dal post, modi diciamo spesso anche migliori, ma però diversi di quel di quel nord coreano, rimaniamo così, e appunto diventavano un lavoro impegnativo per noi, anche un lavoro frustrante e antipatico per le persone che avevano scritto le cose in modi diversi, eccetera. Quindi in generale appunto noi prendevamo delle collaborazioni, non prendevamo delle collaborazioni. Eh, in particolare in quel caso lì le dissi, guarda però che appunto questo è uno di quei casi in cui nel 2012 quando era 2013 ehm, un posto come londra è così illuminato dall'informazione eh? eh, per cui la sproporzione fra quello che io riesco a sapere da davanti a un computer a milano e quello che tu riesci a sapere per strada a londra è enorme eh, ne so molto di più io no? di quanto tu ne possa sapere da lì certo che tu da lì mi puoi raccontare no, in maniera anche molto suggestiva e coinvolgente, probabilmente dei pezzetti e dei piccoli angoli di questa storia rilevanti, notevoli. Però, diciamo, le dissi, siccome non mi voglio nemmeno prendere la responsabilità che tu, per raccontarmi dei pezzetti, finisca a essere bastonata mentre quelli distruggono una vetrina, diciamo che facciamo a meno anche di quelli. Però, appunto, il, il tema, ma è un tema che riguarda tutta l'informazione oggi, è abbastanza interessante perché... Con le difficoltà economiche dei mezzi di informazione di tutto il mondo in questi anni eh, sono state ritirate le corrispondenze e le opportunità di conoscere le cose proprio dai posti in realtà meno illuminati. Eh, continu noi continuiamo ad avere, noi il post, no, ma diciamo i giornali maggiori, continuano ad avere corrispondenti o informazioni dirette, anche in maniere molto costose, eh, da poche città, capitali eh, importanti, eh, dove in molti casi ormai le cose che riesco a sapere io seduto di, di, davanti a un computer in redazione al post diciamo, sono le stesse, spesso anche più ricche di quelle che arrivano a un grande quotidiano dal suo corrispondente. Lo dico con tutto il rispetto per i corrispondenti che sono bravissimi, fanno un ottimo lavoro, certi sì, certi no, eccetera, eccetera. Però diciamo che in tantissimi casi... In tantissimi casi quello che leggete da anche autorevoli, bravi, corrispondenti da altri paesi, diciamo importanti, capitali importanti, è il racconto di quello che hanno letto sui giornali in quei posti. Poi magari riescono a fare due interviste, eccetera. Ma insomma la stessa cosa che facciamo noi da qui. Eh, mentre nel frattempo invece siamo eh, molto... Uh, ignoranti e sprovveduti su un sacco di posti del mondo in cui è più complicato uh Magari diciamo sarebbe anche meno costoso, ma è più complicato, più raro che arrivino dalle notizie, è anche comprensibile diciamo, che, che da, da Kuala Lumpur non si tenga una persona dove magari capita una volta l'anno di avere una cosa da raccontare di Kuala Lumpur. Però capita una volta l'anno anche perché non hai nessuno a Kuala Lumpur diciamo, che racconti quelle cose. Beh, e, Anche e, perché l'interesse che genera Kuala Lumpur sono differenti dall'interesse che genera sì, l'assalto certo, al Campidoglio. Certo, però è anche diciamo, un, un circolo... Vizioso e, o virtuoso, a seconda da come la metti, eh, ed è il tuo lavoro, appunto, riuscire a uh, raccontare qua la lumpur e creare un interesse, una curiosità, diciamo, uh, almeno spiegando dove sia qua la lumpur sulla cartina. Perché tutto questo si lega alla critica di cui ti parlavo prima, che spesso io sento fatta. Mm, non dico negli ambienti giornalistici perché poi no ma parla... scusa la critica di cui parlavi prima però io sono stato il primo a diffonderla cioè tutte le volte che mi chiedono diciamo in questi in, in giri di domande in cui quest salta fuori questa domanda qual è il limite del post che cosa vorresti di più del post fare più reporting eh eh, eh, sì, però la critica è un pochino più. No, quella è la critica del. Niente, speravo di essermi un po' <ride> no, della critica. Cioè, critiche ce n'è a palla, ne posso ah, tirare fuori? Ma la devi in sottolineare così, sta cosa. Eh... Che ore sono? Io bevo sto coso. Vai, no, perché li vedo lì e mi mettono ansia. Capito? Ci sta. Facciamo eh. un applauso a Luca, che è coraggiosissima. Ma scusa, già che siamo qui e vediamo se almeno imparo qualcosa, questo è mirto mm -hmm. rosso? Sì. Ok, perché ci sono degli altri mirti anche? C'è il mirto bianco. Ok, la differenza? Il mirto rosso si fa dalle bacche, il mirto bianco si fa dalle foglie e si vende ai turisti. Prego. L'ho già fatto io, oh. dottore, l'attendo. Io mi sono ubriacato una volta sola nella vita. Malissimo, tardissimo. Voi direte quando avevo 24 anni, cretino. No, mi sono ubriacato a, credo a 48. Era la prima riunione del post. Ero... No, stavo per dire, ero in Sardegna. A Gintonic credo. Ah, ok. Nemmeno a Mirti. No, non vorrei, diciamo, ripetere, diciamo, data no. la sardegnità della situazione. No, ma è magari sono quelle cose belle che poi uno si porta. Mm -hmm. Vedo quello che stai raccontando come una cosa che ti è piaciuta. Insomma, infatti, è successa una volta mm -hmm. e basta. Mm -hmm. eh, facciamo così, la critica la mettiamo morbida perché alla fine, criticando il post, critico anche me stesso facendo questo, mm. cioè, ho che ti fa sento... onore, mm? ti fa onore questo, moltissimo peraltro. moltissimo. Sono un po' un eroe in questo, sono l'eroe di questa storia. E la critica è, eh, si bravi, voi prendete le cose che fanno gli altri, le impacchettate e ci mettete sopra pure un abbonamento così se qualcuno vuole vi, vi manda i soldi. Ah, vabbè, questa era facile, temevo peggio. Questa è una critica che si smonta in un attimo. Proprio. Ok. Questo è il lavoro che fanno i giornali da sempre. I giornali sono pieni di cose fatte da altri. A parte in ultima analisi, se volessimo mettere filosoficamente, ma secondo me è fondata, diciamo, la realtà è cose fatte da altri. Quindi, diciamo, il concetto stesso dell'informazione è prendere cose fatte da altri, no? E tirarci su dei soldi. Ma? Sì, beh, se stai facendo, tipo, dei segreti industriali, beh, cose fatte da altri, te le metti in tasca, quelli dicono. ma abbiamo lavorato 15 anni, 50 miliardi di spesi. Aspetta un attimo, eh. ok. <ride> Ok, stiamo parlando di questo? Stiamo parlando di segreti industriali? No, 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 nel senso no. però. Ok, perché poi quando invece diciamo, la stampa rivela i segreti industriali, come sai c'è tutto un discorso sulla libertà di informazione, su eccetera, eccetera. Però, a parte appunto che l'informazione in sé è utilizzare cose fatte da altri okay. e, e raccontarle, eccetera. Ma comunque ci sono anche un miliardo di mediazioni. Se, tu, se noi prendessimo adesso un quotidiano, un quotidiano italiano qualunque, mm -hmm. io ti mostro che cosa sono notizie di agenzie rielaborate, notizie di eh, giornali stranieri eh, riraccontate e rielaborate, cose lette su Twitter, cose che uno ha scritto su Facebook riprese, cioè immagini stesse che le persone hanno pubblicato sui social network, riutilizzate e rielaborate e via discorrendo. E va bene così, nel senso che i giornali sono giustamente aggregatori di informazione. Eh, addirittura la sciocca infantile competizione che c'è fra i giornali per cui questa cosa qua l'hanno data loro e quindi noi non la copriamo, perché se l'hanno già data loro, è ridicola perché presuppone che le persone in giro leggano entrambi i quotidiani, no? E quindi se l'hanno letta su quel quotidiano lì, diciamo la sanno già. No. Tu invece devi fare esattamente quello, devi immaginare che i tuoi lettori in gran parte siano soltanto tuoi lettori o le informazioni di che tu perché fai questo lavoro ricevi continuamente un milione di volte in realtà non le ricevono, in realtà ogni cosa che gli puoi raccontare in più tu, anche se è già stata raccontata, anche se è stata appunto già pubblicata da altri, è un'offerta in più alla completezza dell'informazione che dai. Quello che fa la differenza è la tua... Non è solo questione di correttezza, è anche questione di completezza dell'informazione verso i lettori il tuo citare da dove vengono molte delle cose appunto, che racconti e che aggreghi. E quella è una cosa su cui noi siamo attentissimi da sempre e ci teniamo moltissimo, ma non solo per rispetto di chi ha fatto un altro lavoro quando lo citiamo, rispetto che è passato per moltissimi anni, adesso non più perché ci sono i paywall e quindi è, è, è diventato quasi impossibile leggere cose sui siti degli altri, ma noi per molti anni citavamo direttamente articoli pubblicati altrove riproducendone un paragrafo e poi linkan linkando all'originale. Perché? Mica perché, diciamo, volevamo sfruttare quelle quattro pagine in più o quattro pagine in meno di quell'articolo lì, che probabilmente non era nemmeno una cosa da straclick, no? Ma perché eh, io, diciamo, nel, nelle mie debolezze musicali, questa è un'altra delle sei cose che cito sempre, e se ne ho già citate credo tre, siamo a metà, eh, penso, diciamo, che anche nelle cose che facciamo noi, uno dei ruoli più importanti nelle società contemporanee in cui c'è questa offerta di contenuti di ogni genere, eh, non soltanto informativi e giornalistici, uno dei ruoli più importanti è quello del DJ, in tutti i sensi, no? ovvero di colui che appunto per tutti noi di fronte a un volume enorme, incontrollabile di informazioni, di contenuti, di musica, di film, di eventi, di qualunque cosa eh, costruisce con noi un rapporto di fiducia e ci seleziona delle cose no, che a lui sembrano interessanti e che appunto mh, a noi sono convincenti perché appunto ci fidiamo di lui, no? è quello che fa il DJ. Eh, quella cosa lì appunto secondo me è diventata importantissima, lo è sempre stato perché i DJ naturalmente ci sono da un pezzo ma anche in molti ambiti, i galleristi d'arte, i montatori di blob blob nel senso della trasmissione, e, e infine appunto l'informazione e l'informazione online. Quindi nel momento in cui Repubblica ha un articolo interessante, io citavo, oggi c'era, ieri c'era un articolo sul, sul fatto che mi era interessato molto, che era di un autore che raccontava Uh, di non essere andato a ritirare un premio letterario vinto dal suo libro perché il premio era sponsorizzato da Eni. E lui riteneva, diciamo che fosse in contraddizione con le sue battaglie ambientaliste, appunto prendere un premio. Lo diceva non con particolari aggressività, raccontava appunto questa cosa di come aveva scoperto a un certo punto, e che, quindi, era anche una specie di spiegazione e scusarsi di questa scelta di non aver ritirato questo premio. Eh, a me sarebbe piaciuto. Mi sarebbe piaciuto anche avere quel pezzo, no? Ma però, appunto, non è che si può avere i pezzi di tutti, lui ha giustamente deciso di pubblicarlo sul fatto. Però mi sarebbe piaciuto dare notizia ai miei lettori di quella storia lì, è una cosa interessante, ve la sto raccontando anche a voi adesso perché penso che sia una cosa interessante, perché la questione è complicata. Eh, in, appunto, anni fa, quello che avremmo fatto sarebbe stato, appunto, citare, 10 righe di quel pezzo e poi rimandare all'originale. Adesso che tutti i contenuti, anche quelli del fatto, sono in grandissima parte dietro Paywall e quello era anche dietro Paywall, eh, non lo faccio perché, appunto, mi sembra anche una cosa antipatica e sgradevole eh, dare ai nostri lettori, diciamo, un'informazione incompleta e eh, su cui poi si trovano a dover pagare. Si potrebbero fare delle riflessioni su questo, eh? Diciamo, mentre lo dico, ci ho pensato altre volte, penso anche che forse invece adesso che è cambiato un po' l'ordine di idee rispetto a, a, alla normalità e disponibilità a pagare per l'informazione, forse sarebbe invece anche giusto fare così e quindi incentivare le persone eventualmente ad abbonarsi al fatto. Ho fatto proprio l'esempio, diciamo. <ride> Vabbè, ho molti amici fatto. Eh, Citano tre. Eh? No, perché gli altri ci rimangono male dopo. È interessante perché mentre parli, poi eh, in qualche modo prevedi le cose che sto mh, per dirti per contrastarti, e quindi da solo. Eh, e sta, è stare su Twitter che fa quella cosa. Fa di... questa cosa qua. Sì, eh, esatto. no? e infatti, ho smesso. Twitter, l'ho detto. Eh, Sai ehm... che stare su Twitter ha quest'utilità straordinaria: cioè, tu impari, quello ehm... che le persone ti stanno per dire, o ti stanno sì. per dire, o comunque ti dicono: che diranno: no. Eh, eh... E ti, nel momento in cui tu vuoi elaborare una cosa, diciamo più strutturata, articolata, hai un pensiero, è un'ottima palestra di obiezioni. Sensate, insensate, assurde, stupide, però devi prendere in, in considerazione anche quelle stupide, alcune invece sensate e ragionevoli. E quindi io spesso prima di scrivere una cosa, prima la butto lì su un tweet, vedo cosa succede. Ah, la usi come. Sì. Okay. Vedo cosa succede. Eh, Capisco magari quali obiezioni non mi siano venute in mente, alcune sensate, alcune folli, ma appunto bisogna prendere in considerazione anche quelle. Chissà se bisogna prendere in considerazione anche quelle. C'è tutto quel discorso sul premessismo, no? sul fatto che ormai qualunque opinione esprimiamo prima premettiamo che no? anche ho molti amici. Eh, eh, sta dentro certo. questo meccanismo qua. No? Dire sempre, guardate, lui non l'ho mai sopportato. eh? Però, diciamo, questa volta ha ragione. Perché dovete dire non l'ho mai sopportato? Perché, appunto, uno non può dire ha ragione senza, appunto, che tutti quanti pensino sarà suo amico, sicuramente, no? Però siamo dentro questa cosa qua. Scusa. No, niente. Eh, Sai come io ho risolto la questione di Twitter? Non ho tolto il, il coso delle risposte. Cioè io scrivo i tweet, ma non vedo le risposte ai tweet. Lo so, perché mi ce l'ho fatto notare, loro lo sanno, eh. che in redazione mi dicono sempre di non twittare perché io divento una persona diversa su Twitter. io Sono sempre molto allegro, cerco di. non è vero che sono molto allegro, è una bugia totale, sono <ride> molto allegro quando. però sono molto. Eh, cerco di ascoltare tutti, mi piace. <ride> però su Twitter divento un cane e eh, non, non mi piace questa roba. Quindi scrivo, e poi dopo ho scontato che il mio tweet sia. 100% è stato mm, accolto al 100% bene e non guardo le risposte. Pagherai per, per avere la, la cosa blu su Twitter adesso? Sai che adesso forse sì, si paga? Sì, sì. No, non credo. No. Insomma, non so, a me ne frega niente. Non, so. ma no, non per particolare signorilità, ma perché non ho l'impressione che sia di nessun beneficio. Beh, tu frequenti molto Twitter, quindi di Adesso lo chiedo a te: mi serve se mi dici di pagare, pago. Io Twitter, cioè, una volta l'anno. No, mi serve Twitter, Twitter no, e poi chiudo. Twitter purtroppo, guarda, la roba che dicevi prima della televisione. Ecco, su Twitter quel pensiero io lo faccio ancora. Mm. Eh, posto che magari sono 240.000 bot, però 250.000 potenziali persone a cui far arrivare delle cose è un capitale che diciamo non sarebbe molto saggio. Buttare via. Ecco. Mm. Okay. Però su questo la spunta azzurra uh, secondo me non serve a niente. Spunta, no? Spunta è quella di Whatsapp. Come si chiama quella di Twitter? Il verificato. Il verificato, vedete, comincio a fare delle cose da boomer. L'ho raccontato di recente. Il mio scavallamento boomer è stato quando un mese fa in treno una ragazza giovane seduta di fronte a me eh, mi ha guardato per un po', poi esitando, poi mi ha guardato ancora. Poi ha preso il coraggio domani e mi ha detto alla torcia del telefono accesa. <ride> Ma tu ti stavi già immaginando: vuole una foto, vuole no, una cosa. No, quello no, quello mi è successo. Adesso raddoppio diciamo l'aneddoto, me li potevo giocare scaglionati questi due. Ma quello mi è successo al Carrefour. Eh, invece, anche quello molto di recente, dove la cassiera del Carrefour, molto simpatica con cui ho poi fatto molta amicizia, eh, ma lì per lì ci eravamo scambiati appena due parole. Io stavo aspettando che il lettore della carta di credito reagisse e mettendo dentro il sacchetto delle cose eh, e lei mi ha detto ma mi scusi sì mm. posso fare una domanda mm. sì certo non vorrei essere indiscreta e io con un orrendo pregiudizio diciamo sulla cassiera del Carrefour ho prima pensato marito di Dario Begnardi <ride> E Succede poi ho, questo? E poi ho pensato... Eh? Succede questo? Sì. Uh. Sì, sì. Diciamo, no. è il mio principale meccanismo di fama nel, nel eh. mondo. Purtroppo non lo sono più, ma... ma eh, eh, Però un sacco di gente non lo sa. Eh, e, poi, eh, e poi ho pensato... L'ho vista in televisione e infine mi ha detto... Quanti anni ha? Ero io? Ero io con una parrucca? E io ho detto... E io candidamente ho detto 57 e poi ho realizzato c'è lo sconto sopra i 60 al Carrefour. <ride> si vergogni, le ho detto. <ride> e non mi chiede neanche di mia moglie. Eh? Oh, no. no, tra l'altro diciamo invece la mia fidanzata che non so quanto mi voglia davvero bene dopo mi ha detto ah sì c'è lo sconto sopra i 65 al Carrefour okay. diciamo. no era sopra i 60 vorrei diciamo, condividere con voi questa cosa Un'informazione verificata, i link verificati, adesso per due anni la cassiera Washington tace okay. cioè. eh, toglimi un'altra curiosità proprio personale prima del post, mm. prima di questi famosi 45 anni. Tu come eri? Cosa hai fatto? Chi, che tipo eri? Eh, non te l'hanno mai chiesto. Ah. questo è il momento in cui dici "Ho fatto un buon lavoro". Mi sto chiedendo no, mi sto, mi sto chiedendo, non me l'hanno mai chiesto. Ma, ma questo non, non depone al fatto a favore del eh, fatto a me. Me lo detto è fatta. <ride> Sono eh. No, Com'ero? Avevo 12 anni, cioè avevo 45 anni, ora ne ho 57, si invecchia. Tutto vero quello che vi dicono? Eh? No, Sapete? prima. Cioè, Tut Tutto vero? Un... Si muore notai, eh? si diventa paternalisti, si comincia a pensare avevano ragione i miei genitori quando mi dicevano così, e io pensavo di saperla lunga. Cosa hai fatto? Cosa. cosa... Cioè, per... In realtà, fare delle ricerche su di te. È, è un. Cioè, è scavare nel, nel vuoto, c'è un momento in grande. C'è un grande, grande esatto. Dove do, do vedi tu? A 30 anni, tu dovevi? Ah, a 30 anni. A 30 anni, dove ero? A 30 anni ero a Pisa. A 30 anni ero a Pisa, dove ho vissuto fino alla tenera età di 34-35 anni. Ok. Ti ho detto, sono entrato tardi nel giornalismo. Sono diventato giornalista a sì, tardi. Sì, sì. Sì, un po, per, un po' perché in provincia, diciamo, immagino lo sappiano alcuni di voi, perché se siete qua forse siete scappati tutti, ma, ma in provincia si sta molto piacevolmente. Mm -hmm. e, cioè è tutto vero, quelle cose lì che si dicono sempre della provincia, no? che è contemporaneamente eh, piacevole e, e sequestratrice. ecco, e, e ci sono tutte quelle canzoni, no? Springsteen molto sul fuggire dalla provincia, eccetera. Derek Thomas. Esatto. Molto dire bravo. Dylan. Dylan. Dylan, e, Dylan um, vabbè. No, vabbè, però. Di Thomas. imparato il cognome. Adesso, per la fine della serata. E, <ride> io, però, diciamo, sono scappato dalla provincia a 35, mm -hmm. ecco, non a 20. E, e prima sono stato a Pisa a fare... Tanto sono stato molto fuori corso. Ok. Mm. E ho fatto per un po'... Ecco un altro pezzetto di tutta quella catasta di cose che si sono sommate, diciamo, verso le mie precoci competenze digitali. Eh, ho fatto il montatore in una società di produzione televisiva a Roma per un anno, wow. con un software digitale allora avveniristico. Non se l'ha mai visto, adesso... Tutto come così. si chiamava? Si chiamava Avid, non so nemmeno se esiste uh, ancora. Avid, allora... certo! Però, eh, però girava sui computer Apple, eh, la solita cosa, io non sapevo far niente, però sapevo come funzionavano i computer Apple e quindi una società di produzione che aveva comprato questo software eh, mi ha detto tu capisci qualcosa di tutto questo? <ride> di questa che abbiamo appena comprato. Esatto, e io ho detto certo, cioè, sì perché avevano una persona ma li aveva lasciati l'ultimo momento. E io ho detto certo. Sono dei Macintosh che ci vorrà mai. Effettivamente, essendo dei Macintosh, era abbastanza facile. Però la stessa cosa che sarebbe successa poi dopo nei giornali, Avevo a che fare con persone di straordinaria esperienza, io non sapevo niente di montaggio, mi ricordo, ho letto una serie di testi la notte, molto affascinanti. Io non sapevo niente, no? E al tempo stesso mi trovavo, diciamo, in possesso di, di una competenza straordinariamente competitiva e innovativa rispetto a persone che avevano esperienze e competenze molto maggiori delle mie e, e che appunto alla fine quando io avevo spostato e appiccicato figurine, cose eccetera, loro erano strabiliati, erano abituati che se dopo 45 minuti decidevi che dovevi cambiare qualcosa al secondo minuto andava rismontato tutto quanto e rimontato tutto quanto e, e quindi mi dicevano stampa. Che ho scoperto dopo nel gergo, diciamo, i di montatori significava quando tu avevi concluso effettivamente il montaggio, fare una copia di tutto quello. Io dico, stampa. Che? <ride> e, però, diciamo, per un pezzetto ho fatto quello. Per un pezzetto, ho lavorato eh, al, alla revisione e cura di certi libri di geografia per le scuole. Per un pezzetto, ho fatto delle traduzioni. Tenendomi un po' a metà fra. Mh, Cominciare a fare delle cose negli ambiti editoriali ma non ancora staccarmi dalle mollezze della provincia. Ok, eh, mi manca ancora un pezzo, nel senso che quindi tu stavi cercando un po' la tua strada, la cosa, la cosa da fare e poi come sei arrivato al, a utilizzare queste passioni per il web al giornalismo? cioè Qual è la connessione? Perché Te lo chiedo, perché. Ehm... La connessione è una connessione familiare. Mio padre ha fatto molto il giornalista. Eh, diciamo è stato molto in relazioni con i eh, giornali. Relazioni diciamo, che sono state un po' fiaccate dal suo essere. Stato, a un certo punto messo in galera e condannato innocente, ma non mi soffermerei su questa storia. Eh... No, no, quello, per quello c'è l'ultimo mirto, poi ci eh. arriviamo, non ti preoccupare. E... e quindi ho avuto sicuramente appunto in tempi ancora fortunati dell'informazione e dei, delle aziende giornalistiche eh, contatti e accessi per proporre delle cose. Okay. Ecco. E quindi è cominciata da lì. Le prime, le prime cose che io ho scritto vivevo ancora a Pisa e le scrivevo occasionalmente con collaborazioni una volta al mese eh, per quello che allora era un settimanale diretto da di Enrico De Aglio che si chiamava Diario e per il foglio appunto di Giuliano Ferrara. Poi dopo un po' di tempo di queste collaborazioni abbastanza saltuarie, appunto decisi che era venuto il momento di decidere cosa fare da grande e di provare a farlo più strutturalmente, che il posto migliore dove farlo era a Milano, e, e venni a Milano e cominciai a fare il giro delle redazioni. Mi ricordo, mi ricordo che andai su suggerimenti successivi in cui appunto persone mi, mi dicevano con chi potevo andare a parlare, andai nella... Redazione del giornale femminile che si chiama Marie Claire, eh, che allora è Mondadori, adesso non credo sia più di Mondadori da un pezzo, non so nemmeno se ci sia ancora, se devo dire la verità, e, e mi ricordo una gentilissima e affettuosa caporedattrice di Marie Claire, appunto, che eh, si degnò di darmi udienza, però mi disse desolata: Noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci racconti cosa succede fuori questo diciamo dentro le fuori redazioni da dove. fuori nel mondo okay. perché diciamo dentro le redazioni Mondadori sembrava che non si uscisse mai da lì era un mondo segrate poi ho lavorato per un anno e mezzo a segrate in Mondadori diciamo è stato un periodo notevole e appassionante a cui sono molto grato ma era veramente un mondo quel palazzo e quella redazione il laghetto delle carpe vabbè diciamo um. oh mm. Ho una curiosità relativa a questo eh, e alla connessione con il fatto di essere figlio di Adriano Soffri, però chiedo se posso farti questa domanda. Falla. Ok, eh, è stato per te un, un elemento che ti ha di slancio oppure un elemento che tu hai potuto utilizzare come, come, un, come un gancio per dire sono suo figlio, prendete in considerazione quello che faccio. E non sono la stessa cosa, no? Eh no, perché una cosa è diventare giornalista perché papà era giornalista. Ah, no. Sì, ma anche mamma allora. Nel senso che la mia famiglia, diciamo, ma anche le generazioni precedenti, era tutta di insegnanti e letterati. Eh, era abbastanza inevitabile. Anzi, ti dirò che, che i miei mi hanno dissuaso dall'iscrivermi a lettere perché wow. diciamo, lo, lo ritenevano sventato da un punto di vista professionale. Ecco. Questo è interessante, il... non è normale, cioè, non, non, non è comune mm. che chi ha fatto un percorso ehm, umanistico sconsigli ai figli di fare un percorso umanistico. No, no, anzi io ho fatto un liceo scientifico, non ho studiato il latino, ehm, cioè, lo scientifico si studia il latino nel senso, io sì, ma, fatto... sì ma io ho fatto uno scientifico sperimentale dove non si studiava studia il latino, il latino okay. quindi non so il latino quindi quando tutti dicono quelle cose tutti diciamo si intanto fanno intanto il latino lumbari esatto okay. eh, io abbozzo diciamo so quelle quattro cose ma... io ho fatto lo scientifico ho studiato il latino e comunque non le so queste cose quindi tu non ti preoccupare no. però insomma tutti. sono stato appunto anzi indirizzato altrove ok e... Però inevitabilmente, appunto, quello con cui avevo vissuto in famiglia così a lungo era evidentemente, diciamo, poi più forte. E forse le uniche cose, diciamo, che avevo imparato e che sapevo fare. Ok. Quindi non c'è mai stato il discorso di sono figlio di Adriano? O c'è stato? Dipende da cos'è il discorso, c'è sempre stato, figurati. C'è stato da. da, da... Da sempre, però non so che cosa vuoi dire il discorso, non lo sono sempre stato. Non è una cosa molto eludibile. Mio padre ha, diciamo, prima di tutto guidato un movimento di grandissimi entusiasmi e partecipazioni, eccetera, in cui, appunto, tutto questo ricadeva anche su di me eh, e mio fratello, ecco. Mm -hmm. Eravamo. I figli di Adriano Sofri, in mm -hmm. questo oggetto anche di, di, di grandi gentilezze, grandi, e grandi cure, insomma, non sempre cure. Venivamo spesso mollati al primo che passava di lotta continua, che ci portava in mezzo a degli scontri con la polizia okay. e, e, e dei lacrimogeni. Per noi era molto eccitante, però diciamo, non sono sicuro fosse il modo migliore di babysitterarci. Pa <ride> Parliamo di che babysitteraggio, quanti anni avevi? Quanti ne avevo quando? Eh, quando guardavi i lacrimogeni, eh, quando guardavo i lacrimogeni ne avevo 8, 9. Mm. Ok, <ride> ti faccio i calcoli perché è eh, una roba malata mia. Perché in realtà, tu fermami quando sono troppo, quando poi Adriano è andato in carcere, tu ne avevi una trentina, qualcosa del sì. genere, ok? In questa cosa, no, normalmente, quando accadono cose di questo tipo, si diventa spesso, uh, cioè, ci si lega a certi temi. Il carcere sarebbe il tema in questo caso. Tu non l'hai mai fatto, non in mo modo, modo così vocale. Beh, mi fa sentire un po' in colpa se mi dici così. Ehm... No, ma è... Non è la tua nel senso, sicuramente hai avuto dei momenti nei quali ne hai parlato, no, però no, non è diventata la tua cosa. No, non è diventata la mia cosa, ma... ma, ma... Le rare persone per cui il carcere diventa la loro cosa sono delle persone o di straordinario eroismo o, o, o sì, di, di, cioè il carcere anche occuparsene, io le conosco, delle persone appunto di straordinario eroismo e nobiltà che si occupano di carcere da, da molti anni, è eh, una cosa uh, sfinente, io probabilmente non ho il fisico. Eh, e dopodiché è anche una cosa molto demotivante la, appunto la ragione dell'eroismo di chi se ne occupa molto a lungo è che è veramente svuotare il mare con un secchiello anzi mm. diciamo forse con un, con un, con un cucchiaino e, e quindi questo me ne sono occupato molto diciamo mio padre, che è fra quelli invece che quell'indole eroica, ce l'hanno, straordinaria capacità di sopportazione. Se ne è occupato tanto facendo politica. Era, diciamo, era tutto adesso. Quelle cose sono delle cose veramente diciamo, vecchissime. Che nessuno sa più, e probabilmente non sono nemmeno interessanti. Ma insomma, diciamo, un grosso pezzo dell'impegno di lotta continua era su quello. C'era un. un, un uno slogan, e un progetto che si chiamava Liberare tutti i dannati della terra. Ecco, mm -hmm. e, e, quindi mio padre si è occupato politicamente molto in quel periodo lì e poi se ne è occupato molto quando è stato in carcere lui. Ha coinvolto moltissime persone a occuparsene, diciamo, scoprendo quelle cose. Cosa diciamo che per un, un periodo ho fatto anch'io. Il, il carcere è una cosa da pazzi. Il cioè. è una cosa da pazzi come concetto, è una cosa da pazzi come funzionamento. E abbiamo raccontato un po' di cose. Scusa eh, diciamo se approfitto anche per toglierci da, da, da questa cosa lunga. No, no, è un argomento interessantissimo, se ne no? Parlare. Però approfitto per dire: diciamo che, che dentro il numero della rivista del post che si chiama Cose Spiegate Bene abbiamo, <ride> no, okay. appunto, eh, abbiamo ritenuto diciamo, importante raccontare anche diverse di queste cose perché poi sono tutte banalità, chissà se... C'è chissà se, una grande competizione fra le cose più difficili da vendere al, al pubblico e alla partecipazione delle persone, fra il cambiamento climatico, l'Unione Europea e il carcere. Ma il carcere le batte tutte. Il cioè, carcere è durissimo. Il carcere sì. le batte tutte. Eh, è proprio un, un tema su cui, inevitabilmente, abbiamo una reazione di rimozione e di sopravvivenza. Quindi non sappiamo niente. Non sappiamo niente e le persone non sanno niente, no? non, non, non proprio faticano a figurarsi di che cosa sia, di che vite siano, appunto, la disumanità totale, e però al tempo stesso, diciamo, abbiamo continuamente una reazione di rimozione. Ecco. E cosa si può fare in merito? Nel senso che. Questo è un po' il problema degli argomenti che non sono particolarmente glamour, quindi le persone non, non è che si interessino autonomamente a vedere cosa succede nel carcere. Ma spesso chi se ne occupa è cioè percepisci che è così focalizzato su quell'argomento lì che risulta un po' sovverchiante come tipo di approccio. Eh, non lo so cosa si può fare perché è una questione culturale enorme, forse quella diciamo su cui. I progressi civili delle nostre civiltà progredite eh, sono più indietro, ecco, su cui appunto proprio siamo più indietro addirittura sulla teoria. Mm. Nessuno si pone il problema che il carcere non sia la soluzione naturale alle ragioni di una condanna. No? La detenzione e il rinchiudere le persone in un posto ha senso laddove quelle persone sono pericolose, no? Questo, diciamo, è facile vedere un rapporto di causa-effetto fra queste cose. Una persona è pericolosa in libertà e quindi gli si toglie la libertà. Ma per tutte le persone che non sono pericolose, che sono la stragrande maggioranza delle persone detenute nelle carceri, non sono più pericolose quanto non lo siamo tutti noi, ehm, non si capisce perché debba essere quella la forma della pena. È, è un portato culturale secolare millenario no? che ha associato quella cosa lì. Siccome sono pericolosi li chiudiamo dentro, a quel punto chiudiamo dentro tutti quelli che dobbiamo punire in qualche modo. Finché diciamo, non facciamo nemmeno dei passi avanti sull'emanciparci di tutto questo. Quando si parla di pene alternative è di questo che stiamo parlando, del fatto che appunto eh, non c'è nessuna ragione per cui la pena intesa come eh, scelta proficua per la comunità, per la protezione della comunità naturalmente, non come scelta vendicativa e tutte queste cose che teoricamente sostiamo, sosteniamo che nella pena non ci sia. Però è la più facile di tutti, no? è il modo più facile di tutti, più economico di tutti, più che rimuove le questioni eh, di tutti quanti. Quindi appunto il problema non è nemmeno trovare delle soluzioni per rendere più umane le carceri. Il problema è cercare di mettersi in ordine di idee diverse sapendo naturalmente che il male esiste, eccetera eccetera. Poi ma tanto adesso questo governo risolve. Cioè, eh, mi sembra evidente che l'obiettivo sia quello, cioè che si voglia andare in quella direzione lì. Non lo so, vediamo, vediamo, c'è un mm. è complicato. Perché se vuoi parlare di questo governo, io domando: tipo, Presidente o la Presidente? Cioè, lì, cosa direte sul post? Scrivete la Presidente o scrivete no, il post? Presidente? Scriviamo la Presidente, ma, ma, ma ovviamente siamo diciamo, un, un giornale online sensato e ragionevole. No? <ride> L'altro giorno qualcuno ha fatto, diciamo, naturalmente le battute sono prosperate e i paragoni sono milioni e i paragoni bisogna sempre starci un po' attenti perché i contesti sono sempre diversi e dipende, ma quello che mi è sembrato più efficace è che qualcuno ha detto, a scuola mia se entrava la preside nessuno la chiamava il preside, <ride> è arrivata il preside, non si capisce perché la presidente debba essere chiamata il presidente. Ma se io adesso fossi Giorgia Meloni e tu mi stessi intervistando mi chiameresti la presidente? Che sarebbe strano perché, cioè, nel senso, se sarebbe facciamo, anche sa strano sarebbe che tu fossi Giorgia Meloni. Sarebbe e il resto che fossimo qui, pieno di pugliesi, qui un casino, ma, <ride> eh, ma certo che ti chiamerei la presidente. Ah, Anche se vabbè, dubito che te lo dica il presidente. Ma Giorgia Meloni il posso dire, non sono un, uno degli estimatori dell'ultima ora di Giorgia Meloni perché mm. adesso improvvisamente diciamo Giorgia Meloni è simpaticissima alle persone che erano meno sospettabili trovare simpatica a, a un attimo fa e... anche perché la riflessione che ho fatto l'altro giorno è che c'è un, una tale frustrazione da mancanza di novità invenzione risultati nuovi eccetera anche a sinistra per cui appunto persino diciamo una novità a destra è vista da alcuni con, con simpatia a sinistra tra i progressisti quindi diciamo, non, non mi iscrivo a, a a quel partito lì, ecco, di aver cambiato idea adesso su, su eh, e opinioni sulle politiche, sulle scelte, sulle cose che dice Giorgia Meloni, ma, però penso che Giorgia Meloni veramente non gliene possa fregare di meno di come la chiamo io se la sto intervistando. Beh, se arrivi comunque a fare una circolare a far fare una circolare in cui precisi che devi essere chiamato il presidente. Guarda, non mi un meraviglierei di, di nuovo, non voglio assolvere Giorgia Meloni da niente, ma non mi meraviglierei che quella sia una cosa da più realisti del re, fatta da appunto sì. qualcuno. Non lo so. Non, no, non lo so. Non ho idea. Peraltro mi è fatto venire in mente che tu giuro che non c'è scritto qui. Però non te lo faccio leggere, perché in realtà non è vero scritto, è palese. Eh, no, mi sono ricordato che ho scritto. Che tu avevi avuto una polemica con Renzi. Bella questa cosa. C'era stato un... Perché io, mentre costruivo questa, questa chiacchierata, eh, mi chiedevo quali, fosse, quali e quante fossero le influenze della politica nel post. Nel senso che i giornali, fisiologicamente, ogni tanto vengono raggiunti dalla, dalla politica, in genere per le questioni peggiori. Eh, mi chiedevo se il post fosse così influente, percepito così influente. Per cui influente è influente. Da essere raggiunto da questo tipo di eh... no, al contrario. Il contrario: noi siamo molto e lo dico rallegrandomi. Eh. Sì? cioè no, rallegrandomi sembra antipatico. No, lo dico, diciamo, <ride> neutramente. Okay. E... Porta sfiga, dire rallegrandomi. Siamo molto ignorati dalla politica, mm. secondo me, perché noi ignoriamo molto la politica, anche. E... La ignoriamo molto di più di tutti gli altri. Eh, la trattiamo in un modo eh, che è comunque estraneo, no? il, il rapporto tra il giornalismo e la politica in Italia, ma come in tutti i paesi naturalmente, ma in ogni paese in modo diverso. Ma è molto intimo e in, in fortissime relazioni di causa ed effetto. Cioè, eh, le vicende della politica italiana dipendono molto da quello che fanno i giornali italiani. No? e i giornali italiani nel loro raccontarla dipendono molto da quello che fa la politica però le due cose si autoalimentano e mentre noi quel tipo di informazione lì sulla politica non la facciamo, mm. noi non pubblichiamo retroscena, non diamo informazioni diciamo di polemiche zizzanie e cose eh, cerchiamo di descrivere le cose abbastanza a valle, di spiegare i contesti più estesamente, mm. questo fa sì che siamo eh, abbastanza molto sì. Molto poco importanti eh, per la politica. E, e, e quindi, appunto, non abbiamo nemmeno grandi seccature, ecco, in mm. questo senso. Non ci chiama nessuno, non si lamenta nessuno. Secondo mm. me, anche perché non andate in tv, questa per me è una mia Forse idea. Forse anche, no? ma sì, ma diciamo, però, è un pezzo di tutto questo, mm -hmm. appunto, non, non mescolarsi a quella cosa lì. Eh, tra l'altro. A noi piacerebbe anche mescolarci a modo nostro, diciamo, non mescolarci in quel modo lì. È, che non abbiamo, è un casino occuparsi di politica in Italia mantenendo diciamo, gli approcci e le scelte che noi abbiamo eh, così, applicato su molte altre cose. Perché, perché se tu togli tutte le cose da cui il posto cerca di stare alla larga, cioè la mancanza di accuratezza, l'approssimazione, la, la diffusione di voci senza verifiche, senza richiami o attribuzioni alle fonti, la, la volatilità delle notizie, no? che oggi è questa, domani diciamo, sarà un'altra e questa non avrà più nessun valore, nessun significato. Se tu togli tutto questo e dici no, facciamo un'altra informazione sulla politica, hai tolto anche la politica stessa, mm. nel senso che la politica italiana è fatta molto di tutto questo. E tutto questo è molto legato e contribuisce a tutto questo. E, e quindi, appunto, mh, per raccontarla accuratamente, eh, quello che dovresti fare è eh, partecipare di tutto questo, però partecipare di tutto questo con dei criteri giornalistici rigorosi non si può. Lo puoi fare soltanto con dei criteri molto approssimativi, con appunto la circolazione delle voci, il buttare lì delle cose che ti ha detto qualcuno e chissà se sono vere o se non sono vere, che genererà delle reazioni, eccetera, eccetera. E, e a quel punto la politica, dici, si interesserebbe a te? A quel punto la politica si interesserebbe a te, sì, esatto. Però siccome noi siamo nord nordcoreani, fino adesso almeno, mm. diciamo, continuiamo a... a a far così. Però le accuse di simpatia sono arrivate a un certo punto? Allora, non so cosa sono le accuse di simpatia, sono arrivate anche le simpatie, cioè non è che. Diciamo... No, vabbè, oddio, le simpatie, sì, le accuse da, cioè di, di simpatia da parte tua, nel senso di interessamento. Capito, ma, insisto, diciamo, sono arrivate anche le simpatie, siamo, non, 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 non eh, prendiamo le distanze, diciamo, dalle simpatie eh, politiche. Eh. Abbiamo molte, ne abbiamo purtroppo diciamo più facile avere l'antipatia ultimamente, però, diciamo, delle indulgenze. Mettiamo così okay. in, alc in alcuni casi. E... No, noi non avremmo, io non avrei nessunissima difficoltà. Perché, diciamo, l'unica cosa a cui non credo, è... Madonna. Che frase trombona! Mi sta avvenendo. Va dai, bene. dai, ci... l'unica cosa, diciamo ma che non riuscirei nemmeno forse a concederci per, per, così, per coscienza sporca è l'ipocrisia. Quindi se noi avessimo, se noi tutte le volte che siamo convinti di qualcosa, noi lo diciamo. Mm, il problema è che non siamo convinti quasi mai di niente. È, 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 è Uno dei nostri primi editoriali, noi facciamo degli editoriali rarissimamente. Ultimamente ancora più raramente proprio perché facciamo molta fatica a prendere delle posizioni decise, definite eh, sulle cose. Uno dei primissimi era a favore dello scudetto alla Roma, un anno che c'era una competizione okay, okay. fra la Roma okay. e l'Inoa, per, perché pensavamo che il paese ne avrebbe beneficiato, non mm. era una roba da tifosi. Credo addirittura di averlo scritto io, che non sono romanista. E, e, quindi... Voglio dire laddove pensiamo che delle cose siano giuste, e buone okay. e facciano bene al paese, non abbiamo problema di dirlo. È che appunto facciamo un po' fatica a individuare, cioè non vorremmo dirle generiche. E quindi in quel caso lì lo strumento era lo scudetto alla Roma, strumenti successivi eh, ce ne sono stati di molto rari. Se, se vuoi, diciamo, se stai girando intorno all'argomento Renzi, ti vengo dietro tranquillamente. Sì, però stavo provando a fare un giochino che infatti ha appena funzionato perché continuare a girare attorno sapevo che te l'avrebbe fatto dire, non l'avevo detto. ma lo facevo io. anche per compassione perché mi sembrava. No, ma certo, a un certo punto, <ride> cioè io qua, cioè, un Sai, faccio un'ora che bevo lo squalo, ti gira intorno, poi po dice: squalo, eh, eh faccio se, 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 se e. Sossettini. Um. No, allora Renzi, diciamo. Um, noi lo, 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 rivendi... rivendichiamo, lo rivendichiamo, ma tutto, nel senso io e Francesco Costa ci siamo conosciuti facendo politica insieme a Matteo Renzi. Eh, il, il, eh, storia lunga e eh, vincente, diciamo la volta che mi inviti di nuovo fra dieci anni, ti racconto quella appunto di quando abbiamo cercato di sovvertire il PD eh, 15 anni fa. E ci siamo anche un po' riusciti. Eh. Diciamo. Però te la faccio brevissima, c'è stato un gruppo di, eh, in un momento molto fossile della mm -hmm. politica italiana, e in un momento di grande crisi dopo delle dimissioni Veltroni, in particolare del Partito Democratico, e di straordinarie opportunità finalmente per un rinnovamento di una situazione fossile sia della politica italiana che del Partito Democratico. Un, partendo dall'occasione dell'autocandidatura alle prime primarie eh, del Partito Democratico di un giovane che non era nessuno e che aveva deciso di prendere questa occasione che era Ivan Scalfarotto uh -huh. eh, si aggregò un gruppo di persone diciamo man mano sempre più eh, largo in cui c'erano Ivan naturalmente Pippo Civati eh, Francesco Costa eh, c'ero io c'era Marco Simoni Irene Tinagli Andrea Romano a un certo punto cercando appunto di costruire qualcosa, un progetto, diciamo, che il PD era così sbrindellato che noi, malgrado, diciamo, fossimo, diciamo, diverse persone, poi io ero il più anziano, loro erano molto più giovani, e, e, fossimo vivaci e brillanti, ma eravamo veramente un gruppetto di, di, di scalzacani, però il PD era così sbrindellato che il nostro fare delle iniziative, manifestarsi, avere, diciamo, un po' di... Progetti innovativi, e anche le brillantezze di alcune delle persone che ti ho detto, eh, e la stessa candidatura di Ivan, che comunque diciamo fece notizia fu una cosa. Eh, trovammo degli spazi completamente sproporzionati, appunto. A un certo punto facemmo prima un, una riunione a Piombino e poi una al Lingotto di Torino, dove appunto in quel momento lì, in cui il PD era completamente spaesato, doveva far vedere anche più fossili anche lì dovevano far vedere che stavano attenti alle stanze del Monte giovani. a questa cosa all'ingotto arrivarono tutti cioè arrivò Bersani arrivò Franceschini arrivò Ignazio Marino che stava diciamo provando a fare quel giro lì eccetera eccetera per dirti appunto della visibilità di quella cosa poi da quel gruppo lì poi a un certo punto c'è stato un inglobamento uno sfarinamento nelle primarie successive da quel gruppo lì come sappiamo diciamo, alcuni hanno mh, ha avuto buone carriere politiche come lo stesso Ivan, temporanee e poi diciamo stufate comprensibilmente come Pippo, e Irene Tinagli è dov'è, eh, Andrea Romano e dov'è, eccetera, eccetera, poi molti altri adesso, diciamo, mi, mi, mi dimentico molti nomi, ma è stata diciamo un'esperienza, per me un'esperienza umana e di amicizia molto importante e interessante. Eh, quello che, eh, così cambiò il corso delle cose fu che mentre noi appunto costruivamo e avevamo un po' di visibilità su questa cosa partì il treno Renzi mm -hmm. eh, che cominciò la sua carriera da presidente della provincia a Firenze a sindaco eccetera e siccome portavamo come si dice istanze simili entrammo molto in contatto e quindi Renzi diciamo frequentò questo gruppo ma poi diciamo la sua potenza autonoma da solo era maggiore di quella di tutti noi e mm -hmm. quindi non, non Deborah Serracchiani era in quel gruppo lì, diciamo, nella Suprema Emergenza, poi, diciamo, si, si eh, associò alla candidatura di Franceschini rapidamente. E, però, insomma, la potenza di Renzi da solo, diciamo, malgrado un po' di aggregazione insieme, di progetti insieme, poi fu molto maggiore della nostra. E quindi poi quel gruppo lì, in parte, andò a fare altro, eh, sperando che fosse Renzi quello che cambiava le cose in quel senso, io fra questi e Francesco fra questi, in parte invece aderì a quel progetto come Ivan, come Pippo per un periodo prima di avere le rotture con, con uh, Matteo che ebbe, eccetera, eccetera. E Tut tutto questo è diciamo, assolutamente palese e rivendicato, così come il, uh, la nostra speranza e sostegno diciamo che quella cosa lì diventasse quello che prometteva di essere. ok eh? uh, per un che, po' che lo lo è anche diventata, okay. eh? diciamo, diventata, poi adesso non, 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 non mi metterò sicuramente in questi tempi di diffusi maramaldeggiamenti nei confronti di Matteo Renzi a, a, a esporre pubblicamente nessuno naturalmente, ma lui è il primo a conoscerle, diciamo, dei miei scetticismi e dubbi ma che sono cominciati dal suo primo governo e questo lo scrissi estesamente pur rimanendogli amico, e... però appunto... Quella cosa lì, lo dico, diciamo, è stato l'unico progetto promettente diciamo, che la sinistra ha avuto in Italia negli ultimi vent'anni. Okay. Poi la promessa è andata diciamo, dove è andata, con conseguenze addirittura peggiori del suo stesso fallimento, perché adesso diciamo, ricostruirne un'altra è, è, molto, è molto più difficile. Mm. Okay. Vedi che alla fine fare lo squalo, fare la movimento. Sì, ti è toccata una roba un po' noiosa, però te lo dico. Eh, vabbè, eh. no, ma io sono un po' così. Ma anche in realtà lo sono tutti, eh, non credere stanno che stanno qua... dormendo. Beh, chiaro. State dormendo? Stanno dormendo. Ma che ore sono? È che... <ride> Dai, ti faccio altre due domande velocissime, e ce le andiamo. Numero uno, il futuro del post. Questa è una domanda facile. Cosa c'è nel futuro del post? Chi lo sa? Eh vabbè, ma così sveglia tutti di una roba... Non lo so, però è la domanda che ci facciamo e mi faccio continuamente. Eh, sono il meno tagliato a rispondere. Io mi sono, diciamo, molto a lungo fatto un vanto di una cosa che mi sono raccontato, diciamo, essere una dote, ma è anche uno straordinario limite. Uh, cioè l'essere molto duttili, capaci di improvvisazione, di adattarsi uh, e appunto di muoversi su orizzonti molto brevi no? perché è stata diciamo, una grossissima dote per il post perché in questi 12 anni sono già successe un sacco di cose pazzesche uh, e anche un sacco di cose su come funzionano come funziona l'informazione online, come funzionano i nostri comportamenti online, come funziona il nostro rapporto con i social network. Ecco, eh, che noi continuiamo ad essere una cosa che, se domani muore Facebook, non è un problema, e anzi. Diciamo, è, è... Ma chi è che lo usa Facebook? Perché voi avete ancora molto traffico da Facebook? Io non apro Facebook da quattro mesi. Ah, io non uso mesi. Facebook, ah. figurati. Eh, però non volevo adesso, diciamo, puntare il dito espressamente su Facebook. Oggi c'è ah, okay. stato un problema con Instagram. Non so se avete, diciamo, percepito questa cosa, per cui alcuni account risultavano, eh, diversi account risultavano bloccati. E... e avete visto un calo, una flessione? No, da Instagram niente. Ah, ok. Però io l'ho trovata una cosa meravigliosa. Mm. Perché? Ma perché... Te lo dico da, diciamo, non sono sospettabile di, di luddismo su internet. No? Guarda di nuovo come ho tanti amici in Facebook e sì, in Instagram. no, ho capito perché, figurati, perché ci sono i luddisti. Ok. Eh, ci sono, e, e, e non voglio associarmi a un conformismo di dire, "Ah, i social network hanno rovinato tutto. Sapete che c'è, senza fare la vocetta, i social network hanno rovinato tutto. Cioè, eh sì. Ma sì. lo dico anche io, che eh. cioè, farei un altro lavoro. Cioè... <ride> completamente. Cioè. Ma figurati, dillo a me. Però... A un certo punto, qualcuno appunto meno originale di te in conversazioni di questo genere mi ha domandato: Ma quindi internet ha migliorato o ha peggiorato il mondo? E la risposta è che lo ha migliorato per un sacco di persone che hanno gli strumenti, diciamo, per farsene migliorare e per utilizzarlo nel modo migliore, e lo ha peggiorato per un sacco di persone, diciamo, che non hanno quegli strumenti dentro strumenti non vuole essere un'espressione classista, eh? ess può esserci veramente di tutto. Eh, però, appunto, se, se... Pass passati anche gli anni in cui ce la siamo presi contro tutti i luddismi di anti eccetera, eccetera, abbiamo difeso tutte le cose meravigliose che ci sembrava di fare con internet, eccitati ed entusiasti, eh? Eh, io adesso penso, mettiamola così. Penso che i guai del mondo di adesso, di cui parliamo uh -huh. più abitualmente, i guai grossi del mondo, hanno molto a che fare con l'esistenza di Internet e dei social network. Ecco. Poi magari ne avremo altri. Salvo la pandemia. Forse la pandemia non c'entra con Internet e social network. E perché stavamo dicendo tutto questo? Perché ti ho chiesto il futuro del post, e eh. siamo. A... E allora, se chiudono internet, <ride> se chiudono internet, è un problema. Se chiudono okay. internet, abbiamo svoltato. Ok, ci ritiriamo tutti, e no? Però il futuro del posto è una cosa di cui discutiamo molto. Ah sì, perché stavo parlando della duttilità, dell eccetera, quella cosa lì è stata provvidenziale ed è provvidenziale. Continuiamo a essere, secondo me, molto bravi ad adattarci molto alle cose che cambiano e che succedono. Uh, è anche un limite eh, rispetto a farsi un'idea, avere una visione, una visione più sul lungo. Mm -hmm. Tutto quello che il post è diventato oggi si deve veramente a accumuli e passi che non sapevi minimamente dove sarebbero stati il passo successivo. Okay. No? E una volta fatto il passo, vedevi dove eri e decidevi da lì e così via. Eh, questa cosa ha funzionato, ma è un po' limitante appunto nel momento in cui uno, diciamo, voglia o abbia anche le opportunità o pensi che sia giusto di fare anche dei boh, cambi di scala, cambiare delle cose, cambiare delle cose in quale direzione? Boh, io non sono bravissimo su questo. Okay. Eh, ci sono persone, diciamo, anche più brave di me, al post, per fortuna, che si lagnano molto del mio essere scarso su questo. ma... ma... Ma, ma diventa un po' una, una cifra anche da me succede così cioè l'agnarsi del, del capo che dice ah non lo so, non so" diventa un po' una, una cosa sì. ok <ride> ultimissima domanda lo bevi l'ultimo e che dobbiamo fare ok qua. molto bene eh... di nuovo ultimissima ma scusa, un'ultima informazione. Prego. Più sorsi o proprio tracannando? Eh, dammi un contesto, non ho capito, lo bevo tutto sì. in un colpo solo, ma un colpo solo glu 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 glu, oppure è proprio un tracannamento di tutti i bicchiere? No, vabbè, l'importante è che è la, okay. è la scena, diciamo è l'aspetto Eh, però secondo me il glu 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 fa un po' più sfigato eh, eh sì uh. cioè, se, se diventa troppo lento un po' però era la prima volta se interrompi, adesso sto imparando per se la stai prossima. bevendo e fai uh, così allora un po' uh. ok ultimissima domanda eh, mandiamo ma tutti a letto togliamo il post togliamo il foglio torniamo, togliamo domani perché ho capito come sta andando salvami un giornale italiano ah, c'è un giornale italiano uno uno qual è? Hai lasciato fuori il primo che direi e quindi mi sembra diciamo, una circostanza troppo fortunata per essere vera, che è internazionale. Ah, cavolo, dai, non ci ho pensato. Te Insomma, è in stata giocata male l'ultima <ride> domanda. Luca Soffri. Grazie mille. Grazie. Come vedete, questa cosa del mirto che non ti piace è una fake news perché mi sembra di averti convertito. Scherzi, adesso tutte le sere. Tutte Ma le certo. Chiaro, adesso è adesso del mirtino a un certo punto. Eh, che tu sia in Sardegna o no, assieme penso, a un Gintoni. Non sa come diranno al posto adesso. Cosa però... diranno? Eh, da quando beve il mirto già prima. <ride> Grazie a tutti, Sentite, e grazie io a Io, ogni volta che ho un okay. po' di gente davanti, nel dubbio e penso fondato, fosse anche che ci fossero tre di voi che pagano un abbonamento al post, io li ringrazio moltissimo. Diciamo. Eh. E, e grazie a molti, Alessandro. Che paga l'abbonamento al post. E a sua volta. E che a mia volta. Grazie a tutti, grazie per essere stati qui, e spero sia stato divertente, e mi raccomando eh, ora mentre tornate a Sud Italia con, cioè, con calma, guidate piano e ringrazio gli sponsor Tridom e NordVPN che stanno aiutando a fare questa cosa qua e mi permettono di incontrare il mio, il mio childhood hero. La piageria a un certo punto è eh, diventata una roba sì, incredibile, che, perché, sin da tenere in età, invece dei pannolini mi mettevano il post. Ma quella cosa del Chuck l'avevi fatta all'inizio? Sì, l'ho fatta, eh, quella che passa del pezzo. professionismo. Eh. Grazie a tutti, buonanotte. Ciao, buonanotte. <ride> l'approccio che ha a informare. È stata una fantastica occasione. Una chiacchierata che mi è piaciuta un sacco. Diciamo che stare qui questa sera per la prima volta, perché ero in prima fila, la possibilità di vedere Alessandro di persona e non tramite uno schermo è stata veramente... ne basta la possibilità.